Dunque, iniziamo questa giornata all'interno ovviamente della città direttoria di Palermo, del nostro grande sindaco qua, trovo accanto, stanco e sfiancato, ma ancora c'è tutti questi incontri con gli altri candidati sono veramente un po' forti. Dunque, intanto ringrazio il CEPRI anche per aver patrocinato questo incontro. Abbiamo voluto chiamare questo incontro Palermo Energia e Lavoro con l'accento perché noi tutti qua seduti in questo tavolo crediamo fortemente che tutto quello che riguarderà l'energia distribuita si trasformerà in posti di lavoro e in posti di lavoro sul territorio. Noi siamo convintissimi che dobbiamo riprenderci il nostro diritto naturale all'energia, il sole e il vento sono di tutti, non sono di pochi. Quindi tutti noi dobbiamo essere capaci di produrre la nostra energia elettrica. Abbiamo, grazie a tutto il gruppo di Palermo, abbiamo scritto anche noi alcune pagine del nostro programma di 100 e passa pagine, cioè il gruppo Energia ha scritto a Palermo un programma Energia. Siamo orgogliosi anche perché le grosse città 5 Stelle siamo la prima che scriviamo proprio un programma dedicato all'energia. In una terra in cui il vento e il sole sono predominanti abbiamo anche la geotermia che potremmo anche sfruttare, quindi assolutamente non era imprescindibile fare questo tipo di intervento a Palermo. Ora io lascio la parola a Ugo che aprirà questo convegno. Grazie. Sì, sono di diverse persone che arrivano adesso a Palermo, non so se sapete l'abitudine. Noi siamo lenti, ce la pigliamo un po' comoda. Le 3 del pomeriggio è un orario, visto che abbiamo finito un confronto praticamente alle 2 del pomeriggio, è difficile. Detto questo, io intanto ringrazio oggi chi è presente, ringrazio ovviamente Angela Foti dell'ARS, del Movimento 5 Stelle, portavoce, Gianni Girotto, soprattutto ovviamente, portavoce Senato del Movimento 5 Stelle. Con noi ci saranno poi diversi altri persone, li cito perché è giusto così: Marco Trapanese, UIPA, Mario Pagliaro del CNR, Francesco Cappello Enea, Antonio Pantano UIPA, Angelo Parisi del CEPRI e Roberto Bisanti, lo conoscete tutti ma ve lo ripresento perché poi è uno degli organizzatori di questo momento che sarà quindi di una qualità tecnica sui contenuti assolutamente e di approfondimento assolutamente unico del suo genere a Palermo. Noi come Movimento 5 Stelle, soprattutto nell'esperienza in questi ultimi mesi del Movimento 5 Stelle a Palermo, stiamo puntando tantissimo sulle politiche energetiche. Ovviamente politiche energetiche che, come ben sapete, riguardano prima un profilo nazionale, poi anche un profilo regionale, ma anche i comuni e le amministrazioni comunali possono fare la loro parte. Per esempio il PAES è un elemento di questi, il PAES del Comune di Palermo ha predisposto il PAES, ma anche nella determinazione e nell'elaborazione del PAES del Comune di Palermo ci sarebbe tanto da dire. Faccio un esempio per comprendere come l'evoluzione del PAES di Palermo forse poteva essere fatta in maniera diversa o migliore. Più del 40% delle fonti di inquinamento in questa città dipendono dal trasporto privato e pubblico, perché noi non abbiamo i problemi del nord Italia, cioè quelli ovviamente dei riscaldamenti piuttosto di grandi industrie. Quindi questa città vive un grossissimo problema che è l'inquinamento atmosferico derivato quindi dai tubi di scappamento. E puntare molto sulle politiche che hanno a che fare quindi col trasporto sarà un elemento fondamentale all'interno della nuova amministrazione 5 Stelle. Su questo infatti nel nostro programma c'è molto da fare. Così come sul trasporto pubblico urbano.
noi a Palermo ancora non vediamo né, neanche i prototipi, ma neanche delle iniziative relative al trasporto urbano non inquinante, quindi o con mezzi ibridi o con mezzi elettrici, cosa che invece nelle diverse altre città d'Italia si sta facendo. Recentemente le città come Milano, come Bologna hanno puntato sull'acquisto di ingenti quantità di mezzi ibridi che, come sappiamo benissimo, quando girano a determinati regimi bassi e quindi più vicini ai marciapiedi e alla gente per fermarsi, vanno sostanzialmente con a elettrico e quindi non hanno emissioni. Ecco, tutto questo nella nuova amministrazione sarà valutato e soprattutto pianificato, perché la pianificazione all'interno di un'amministrazione comunale come quella di Palermo, una città che sarei banale a ripeterlo, a dirlo, ma probabilmente ce lo dobbiamo sempre più ricordare tutti noi, è una città che potrebbe vivere di energie alternative e pulite, perché questo è sotto gli occhi di tutti. Dovremmo puntare su questo, è ovvio che le politiche energetiche nazionali avranno un fondamentale ruolo. Cioè, oggi il principale problema è che nessuno di noi può accumulare sostanzialmente energia attraverso il solare o l'eolico. È ovvio che questo è un elemento che in parte impedisce la possibilità da parte dei cittadini di puntare su energie alternative, anche se ovviamente con gli sgravi fiscali, per esempio per le ristrutturazioni delle case, questo si può e si deve fare. Personalmente e recentemente ho puntato per la casa che ho acquistato sull'eolico e mi siamo resi conto che in pochissimi metri quadrati io posso fare un impianto di 6 kW, sostanzialmente quindi il fabbisogno sufficiente per gestire una casa di medie e grandi dimensioni. Il percorso è lungo, il percorso richiede sicuramente una collaborazione continua tra cittadini, amministrazioni locali e nazionali, e l'ultima cosa fondamentale che vorrei dire, bisogna anche puntare su quella che è un'educazione a quello che è lo sviluppo sostenibile, che in questa città deve avere la capacità di affermarsi. Cioè, lo sviluppo sostenibile non è più una delle possibili ricette, è l'unica strada possibile per permettere alle nostre terre, al nostro paese, alle nostre città di poter evolversi nel rispetto dell'ambiente e quindi nel rispetto dei cittadini stessi, degli abitanti stessi dell'ambiente, che siamo appunto prima di tutto noi uomini. Quindi il percorso è lungo, noi abbiamo previsto all'interno del programma dei fatti concreti che permetteranno assolutamente la conversione energetica piano piano del nostro sistema, puntando anche molto su quelli che sono i parcheggi con le ricariche elettriche, sia per le macchine sia per gli autobus, puntando anche sull'utilizzo dei fondi del piano strategico sulla mobilità sostenibile nazionale per quanto concerne ovviamente il rinnovo del parco autobus di Palermo. Ci sono una serie progetti che verranno non solo realizzati nel corso dei prossimi 5 anni, ma che determineranno un cambiamento di mentalità, che è il salto di qualità che in questo momento questa città richiede, un cambiamento di mentalità che va di pari passo. Ovviamente noi sposiamo completamente il principio del territorio zero, cioè ovviamente emissioni zero, vero? Ma che riguardano anche il chilometro zero, ma che riguardano anche i rifiuti zero. E tutto questo deve essere valutato all'interno di un'economia circolare che bisogna piano piano, con fatti concreti, non più solo a parole, cosa che spesso ormai succede, con fatti concreti affermarsi. Quindi il piano rifiuti che noi abbiamo, il puntare su quelli che sono ovviamente l'economia locale e quindi le realtà locali presenti sul territorio che permettono di soddisfare il fabbisogno, per esempio, delle realtà amministrative locali, mi riferisco alle mense scolastiche piuttosto che ad altri esempi del genere, vanno tutti verso la stessa visione. La visione cioè appunto del territorio zero e delle politiche che ci stanno dietro. Questo è quello che è uno degli elementi principali della politica che a livello amministrativo il Comune di Palermo con l'amministrazione al 5 Stelle perseguirà. Quindi io vi ringrazio per questo momento di informazione e formazione di tutti noi. Di nuovo grazie.
grazie Ugo, grazie tantissimo. Il lavoro che è stato fatto in questi mesi è incredibile. Io volevo introdurre ora tutti i vari relatori, cominciando con Angela Poti, che è il Movimento 5 Stelle all'ARS, e volevo introdurlo parlando di quello che un pochino ci scambiamo le idee con tutte queste persone qua sedute, ma anche con tutti voi. Quello che quello con lo spirito con cui noi abbiamo iniziato questo percorso, tutti quanti assieme, tutti gli attivisti, lavorando in gruppo, specialmente nel campo dell'energia, come dicevo poco fa, è il principio per cui dobbiamo puntare verso la democrazia energetica. Abbiamo puntato su tre pilastri fondamentali. Il primo pilastro ed è messo proprio all'inizio del programma energia, che è l'istruzione. Questo, l'istruzione è fondamentale, la sensibilizzazione è fondamentale. Più tardi vedremo un filmato in cui si parla della sensibilità energetica. Dobbiamo comprendere che fare energia non è soltanto una fonte alternativa di guadagno, perché ad oggi in Italia la maggior parte delle persone, e lo faccio io, dico, faccio il professionista e lo noto tutti i giorni, vede la fonte energetica, giusto che sia, una fonte alternativa di guadagno, ma non è solo questo. Nelle altre parti del mondo non si fanno rinnovabili solo per fare guadagno, si fanno rinnovabili perché è giusto per l'ambiente, perché le rinnovabili ci permettono di essere energeticamente liberi, perché tutti i risvolti che ci sono, che sono risvolti legati alla geopolitica, risvolti legati alla salute dell'uomo, il senatore Girotto su questo batte tantissimo di parecchio, sono risvolti che toccano tutti i giorni la nostra vita. Quindi non possiamo fare a meno di liberarci e arrivare a noi produrre l'energia elettrica, non da noi, e poterla vendere come vogliamo. D'altronde in Europa si sta facendo questo, il Winter Pack che è già stato, che è un pacchetto già approvato dalla Commissione Europea, che ora andrà al Parlamento e poi andrà al Consiglio Europa, si parla di energia libera per tutti ed è un pacchetto rivoluzionario, cambierà totalmente il paradigma di noi, di come noi vediamo l'energia. Si parla di spostare l'energia dalle centrali, quindi dall'energia centralizzata all'energia distribuita. È un pacchetto che veramente sembra che sia stato scritto direttamente da Jeremy Rifkin, sembra che l'abbia scritto lui, sia stato estrapolato da uno dei suoi libri. E quindi il primo pilastro è l'educazione, il secondo pilastro è il lavoro, e il terzo pilastro è ovviamente gli strumenti finanziari, perché oggi lo sappiamo tutti, chiunque stia qua dentro, in Italia l'accesso al credito è quasi impossibile. Quindi senza degli strumenti come finanziari che provengono da strumenti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, questo passaggio, questa rivoluzione sarà davvero complicata. Quindi ora io lascio la parola ad Angela Foti, che ci illustrerà un pochino il lavoro. No, quasi te lo passo Angela. Grazie a tutti, a voi che diciamo, a questo orario un po' milanese avete avuto la buona volontà e il buon senso di essere qui, e ai relatori che insomma sono anche imbarazzata dall'importanza di questo lavoro, perché è così, non può che essere. Sono Angela Foti, ho fatto parte della Commissione Ambiente, ora faccio parte della Commissione Agricoltura. In maniera così random, nell'arco di questi anni, ho incrociato persone, esperienze, e abbiamo deciso fin dall'anno scorso di cominciare, come si dice in senso pratico, acquagliare, buttare giù delle linee guida, una cornice all'interno della quale disegnare una mappa concettuale, una mappa cronologica di quello che si deve fare.
perché da anni, da decenni, da quando ero ragazzina e di tempo nel passato, si sente parlare di energie rinnovabili, il pianeta sta cambiando, ma di fatto il cittadino si trova un po' spaesato, perché ritrova uno scollamento tra le buone intenzioni, da quello che la scienza ci dice, quello che l'intuito ci porta a comprendere anche quando non mastichiamo i termini complessi che in questo anno per forza di cose mi sono stati somministrati per comprendere da un punto di vista scientifico di cosa si sta parlando. Ecco, il cittadino si trova spaesato da un'azione politica che spesso sembra davvero prendere un indirizzo diverso, ed è per questo che abbiamo deciso di produrre un documento, uno studio che si chiama Sicilia Post Carbon. E in questo viaggio in cui abbiamo cercato di mettere giù qualcosa di concreto che ora vi illustreremo, si sono uniti a me e a noi del gruppo parlamentare, in particolare ci siamo dedicati a questa esperienza, io, Giampiero Trezzino e Valentina Romeri, ma raccordandoci insieme agli altri sulle azioni da intraprendere anche dei professionisti. E tra questi, quello che diciamo, è stato il più, fin dall'inizio, il più attivo, il più presente e che, di cui mi sono avvalsa, è l'ingegnere Parisi, che poi dopo vi parlerà delle cose complicate. A me riservo la parte semplice, quella della cornice e quella della volontà. Cosa vogliamo? E da dove partiamo? Siamo solo noi ad avere certe intuizioni? Direi di no. Il protocollo di Kyoto, gli impegni, gli obiettivi 2020, gli obiettivi al 2030, persino il Papa con Laudato Si, e quindi un ventaglio davvero molto ampio, ci indicano una direzione. Le motivazioni. Fino a qualche decennio fa non si aveva la percezione di uno sviluppo industriale che privatizzava i profitti e scaricava su tutta la società il peso di determinate scelte. Parliamo dell'era del carbone, qui in Sicilia testimonianze pratiche dove si trovano delle raffinerie, tipo nel triangolo Augusta, Melilli, Priolo, l'esempio tipico. Abbiamo delle grandi centrali che producono anche energia, i costi sociali e ambientali sono distribuiti sulla testa delle persone che non godono di benefici effettivi di lunga durata che non siano il cappio al collo del lavoro. I grandi cambiamenti climatici, quelli di cui sempre da decenni sentiamo parlare, e l'alterazione del clima dovuta all'emissione di anidride carbonica, all'innalzamento della temperatura, che poi da elemento così distante dalla nostra quotidianità diventano in pratica che cosa? I famosi ed estemporanei e incontrollabili acquazzoni, trombe d'aria, estate altissime, mancanza d'acqua, gli effetti pratici che poi hanno un risvolto economico e pratico nella nostra vita e nella nostra quotidianità. E poi mi piace sempre fare una riflessione anche sugli effetti geopolitici che le scelte di un paese inducono in luoghi che magari sono lontani dalla nostra quotidianità. Pensiamo alle destabilizzazioni che in altri continenti, anche qui vicino a noi nel Medio Oriente, anche le scelte in ambito energetico, squisitamente energetico, apportano come conseguenza un fatto di destabilizzazione. E allora da questo sentimento, perché poi la politica è anche sentimento, da questo sentimento abbiamo preso la direzione, l'input per impegnarci a pianificare all'interno di scelte, all'interno di cornici che sono quindi, come dicevo, di carattere internazionale, che coinvolgono i paesi con gli impegni presi, che coinvolgono gli aspetti etici e morali e gli aspetti economici, perché nonostante la schizofrenica azione da parte, siamo in Italia, del governo in moltissimi casi, anche da un punto di vista economico è dimostrato che la sostenibilità
di questo approccio allo sviluppo non è per nulla garantita. I numeri ci dicono che tenere accese le centrali, estrarre continuamente materie prime, quali gas, greggio, e in passato non molto recente anche carbone, ora si va verso la chiusura definitiva, ce lo auguriamo, quindi di materie prime, provoca un depauperamento non solo naturale, un deterioramento non solo dell'ambiente, ma anche da un punto di vista economico e industriale non è più sostenibile, perché questo costo per le imprese che si occupano di produzione energibile le pone fuori mercato. Esistono perché c'è una compensazione di tipo economico, di agevolazioni che ancora permette loro di essere mantenuti in vita. E neanche da un punto di vista della occupabilità, gli aspetti sociali, dei risvolti lavorativi, abbiamo e avremo modo ampiamente oggi in questo percorso di valutazione condivisa con le parti sociali, con le associazioni ambientaliste e tutti i soggetti che devono compartecipare al successo di questo piano come a quello di qualsiasi altro piano, di dimostrare come anche da un punto di vista dell'occupazione, del lavoro, elemento fondante anche questo della società, le scelte intraprese conducono senz'altro a un miglioramento delle condizioni attuali, anche da un punto di vista lavorativo. La conferma del corretto indirizzo delle scelte che vogliamo prendere, guardo qui che mi ero messa il cronometro, se l'ho fatto partire, ecco, a 10 minuti mi fermo, ci provengono anche dal dato, dai dati che vengono forniti dalle università, dall'Istat, dal CNR e da tutti gli istituti che si occupano del settore, che ci dicono ampiamente, ci danno una fotografia attuale di quello che c'è in Sicilia, perché di Sicilia parliamo e poi si parlerà più approfonditamente anche di Palermo. In senso pratico, noi personalmente, cos'è che dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere, uno, che direttamente o indirettamente i siciliani sborsiamo 2,5 miliardi più tasse e accise per fornirci di procacciarci energia che utilizziamo in qualsiasi momento della nostra giornata e quindi in casa, così civili, nei trasporti quando ci spostiamo sia con i mezzi collettivi che con il mezzo privato, quando lavoriamo, sia che ci occupiamo di agricoltura, sia che lavoriamo nel terzo settore, sia che lavoriamo nell'industria, quindi ogni nostra attività è condizionata dall'energia che ci procuriamo con un esborso complessivo che si attesta dai 2,5 miliardi ai 3 all'anno più le tasse e le accise, quindi per arrivare praticamente quasi al doppio, perché tra tutti i settori quello più energivoro, quelli che abbiamo analizzato, è quello dei trasporti ed è quello che ha anche un bilancio dal punto di vista ambientale più pesante. Pensate che non ci facciamo caso perché siamo nati con le chiavi della macchina in mano, praticamente una quasi a testa, ma questo sottrae energia fino al 47% con un impatto ambientale, sia infatti quello acustico non viene neanche citato, ma lo cito, e poi di emissioni di polveri e dispersione di calore da parte di obsoleti motori a scoppio che disperdono gran parte dell'energia immessa nel carburante con il calore del motore, quindi il 70% dell'energia che mettiamo con la benzina o il gasolio, pensate a quanto spreco. E poi abbiamo analizzato per grandi linee, ma poi scendendo sempre più nel dettaglio, quello che si può fare nell'ambito del risparmio e dell'efficienza in ambito edilizio. Abbiamo parlato di edilizia sull'aspetto della emergenza abitativa di Palermo, ma non dobbiamo dimenticare che metà di questo patrimonio edilizio risale a prima degli anni 70 e quindi non è stato costruito con le accortezze dovute in fatto di risparmio energetico. E allora anche qui, visto anche l'eccessivo consumo di suolo che c'è stato, non ce n'è più da consumare, nell'ambito lavorativo, dell'efficienza e della performance dei nostri edifici,
abbiamo individuato strumenti, tecnologie e opportunità di lavoro per raggiungere ragionevolmente una performance che ci faccia essere degni dell'obiettivo che ci siamo dati, che è iscritto all'interno anche di obiettivi internazionali. Le fonti economiche, come vi dicevo prima, poi magari sarà illustrato, avremo modo di approfondire, ma l'ha detto anche Ugo, specialmente nell'ambito metropolitano, voglio dire, l'argomento energia, efficienza rinnovabile attraversa in maniera trasversale qualsiasi programmazione europea, qualsiasi grande obiettivo nazionale. L'obiettivo dell'efficienza e della produzione di energie rinnovabili in maniera diffusa è un obiettivo trasversale che ci dà l'opportunità, potendo anche qui la speculazione politica me la permetto piccola, potendo governare, di intraprendere un percorso e trovare gli strumenti economici, ma poi ci sono anche delle misure particolari, degli adattamenti che a livello regionale devono essere fatti. I quattro grandi ambiti, come ha accennato l'ingegnere Bissanti, quello educativo, la scarsa conoscenza di questa materia a partire dalla scuola dell'infanzia fino dentro alle amministrazioni è un gap che va assolutamente colmato, la cultura ambientale con una particolare attenzione non solo ai rifiuti che sono forse il tema più emergente e tangibile, ma anche all'energia, legislativo, perché spesso la regione siciliana rimane indietro nel recepimento dinamico o nella produzione di atti legislativi che diano il via libera, diano slancio delle iniziative che in altre regioni ci sono. Amministrativo, l'incertezza del diritto e il carico burocratico sono una delle peggiori zavorre che ci hanno piantati a degli obiettivi che non ci soddisfano e che hanno permesso che corruttela e mafie potessero entrare e mettere le mani anche in un settore che rientra nei nostri diritti singoli di persona umana di accesso all'energia. E poi strumento finanziario, come dicevo, nella programmazione in maniera trasversale abbiamo opportunità straordinarie, ma anche a livello regionale dobbiamo fare una riflessione sulle prerogative del nostro tanto amato e discusso statuto. Se è vero che in questo settore la Sicilia, quale regione italiana, ha delle per quanto riguarda l'energia, entra in maniera concorrente alla legislazione nazionale, è anche vero che in tantissimi ambiti, quale agricoltura, industria, commercio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, esplorazione di pubblica utilità, ha veramente degli strumenti eccezionali che, se bene utilizzati, possono realmente essere per noi dare il là. Questo là a che cos'è che ci serve? Anzi, torniamo alla certezza del diritto, perché ancora qualcosa da dire ce l'ho. Non è possibile che rimangano negli assessorati o nelle sovrintendenze a fare ping pong, documentazioni e permessi, pareri che non arrivano mai. Anche su questo settore, in ambito regionale, abbiamo pianificato delle strategie. Non è possibile che ci siano enormi fasce della società, parliamo degli incapienti e delle famiglie in generale, che in quella programmazione europea, a dire il vero, non riescono effettivamente a trovare una collocazione, il giusto sostegno per raggiungere un'emancipazione energetica. E allora noi abbiamo pensato, proprio perché a livello regionale si può fare, di facilitare la regione, facilitare i cittadini attraverso dei fondi di rotazione, dei fondi rotativi di garanzie in favore di quelle fasce che non possono godere degli sgravi sull'efficienza energetica, che oggi, seppur poco conosciuti, sono strumenti che in effetti permettono, danno un minimo di possibilità.
di produrre in maniera efficiente e sostenibile energia. Mi rimangono 2 minuti. Cosa dire in questi 2 minuti? Oggi è una prima tappa, per noi è fondamentale, abbiamo analizzato non con i paraocchi, ma cercando di avere davvero un approccio quanto più aperto possibile delle interferenze che una pianificazione dal punto di vista energetico può avere con gli altri settori. Bisogna essere veramente un team. Prima ho parlato di una valutazione permanente di un piano che man mano che si realizza deve essere vagliato, verificato, ma anche dell'interferenza con gli altri settori. Quindi abbiamo fatto molta attenzione a valutare gli aspetti e le ricadute in agricoltura, perché stiamo anche pianificando quello che può essere un vero e proprio piano per la produzione del cibo in Sicilia, quindi le interferenze quando sentiamo parlare di biomasse o di occupazione di suoli, di impianti. Abbiamo fatto molta attenzione a prevedere che certi tipi di impianti, e parliamo del termodinamico, ad esempio, non vengono costruiti su suoli che possono essere interessati da produzioni agricole, che non si vada a mortificare il suolo attraverso coltivazioni dedicate all'esclusivo scopo di produrre energia, o impianti che non siano sopra superfici già edificate. Quindi molta attenzione anche alle interferenze con il paesaggio, anch'esso bene primario di cui dobbiamo riappropriarci, perché siamo stati privati del piacere vero e proprio di una sostenibilità che guardi a tutti, che non mortifichi nessuno degli aspetti della nostra esistenza. E detto questo, io concludo e mi riservo, qualora dovessero venire fuori altri argomenti, di poter dare altre riflessioni. Grazie. Abbiamo detto tutto, ma ora io vi farò vedere una cosa, è un'immagine che poi è stata postata allora su Rinnovabili, ci sta seguendo in streaming anche qui a su Rinnovabili, l'ho sentito via telefono poco fa, però si chiama Energia Futura. Questa è la foto del mio tavolo studio, questa è la quantità di carta reale, attenzione, non sono ancora nelle cassette che sono là tutte appoggiate ammonticchiate, per autorizzare un impianto mini-eolico. Questa è la quantità di carta che bisogna stampare per inviarla agli enti. Questa parte lo spreco energetico di stampare la carta e la quantità di burocrazia che c'è. Ieri lo possiamo dire, signor Giotto, lei mi ha chiesto ma cosa dobbiamo dire del mini-eolico in Sicilia, perché sono entrato in confusione. Io ho mandato il report, ho detto forse è meglio che ne parliamo assieme, la quantità di informazioni da dare per capire come funziona autorizzare un impianto in Sicilia è da fare un simposio, ma un simposio forse di giorni praticamente. Anche noi quando ci incontriamo tecnici che normalmente fanno queste cose, incominciamo a fare l'occupazione che diventa quasi tipo filosofico e si incomincia a parlare di problemi tipo costituzionale e via dicendo. Poi da area a area cambiano, da provincia a provincia cambiano, quindi uno dei pilastri su cui si deve andare a intervenire è la burocrazia. Ora, come diceva l'altro giorno Di Maio, non parliamo agli imprenditori di sburocratizzare perché si spaventano, perché ogni poca volta in era si dice sburocratizzare, si mettono bene. Allora non bisogna sburocratizzare così, bisogna efficientare, come suggerisce Angelo, ma bisogna eliminare le norme, perché la maggior parte delle norme sono vetuste. Noi oggi gli ingegneri architetti che stanno qua dentro lo sanno, per autorizzare un elettrodotto anche di 50 centimetri ci rifacciamo una norma del 1933, è un regio decreto. Il vincolo idrogeologico che è stato istituito nel 1923, non è possibile ancora ragionare in termini di regi decreti, sono norme
completamente vetuste si sovrappongono e ovviamente si va per prassi, quindi ufficio per ufficio cambiano totalmente il modo di fare e ogni volta ci dobbiamo adattare. Non solo, gli oneri che si pagano, perché per ogni carta che mandiamo ogni ufficio vuole pagato gli oneri di istruttoria, quindi si pagano migliaia di euro per non fare assolutamente nulla, nulla, nulla. Una delle cose che in cui abbiamo scritto qua poi nel programma è che dobbiamo interloquire con un ente, con la distribuzione, ora si chiama distribuzione. Noi non sappiamo dove sono le reti di distribuzione, lo sa soltanto il gestore di rete. Se andiamo al Ministero dello Sviluppo Economico, per parlare di un'altra cosa ma che è analoga, il Ministero dello Sviluppo Economico si occupa di interferenza elettromagnetica, quindi di interferenza tra linee elettriche e linee di comunicazione telecom, per capirci. Non sa dove sono le linee telecom, ci rimanda a telecom, è una cosa che non può esistere. Parliamo di open data tantissimo nel nostro programma, non è possibile, noi dobbiamo tantissimo infrastrutturare per fare la mobilità elettrica, poi vedremo delle cose incredibili che si fanno nel mondo e noi qua ancora stiamo pensando ai centri di recupero per i rifiuti, non che sono importantissime, ma sono cose ormai che si fanno normalmente in tutto il mondo. Noi non abbiamo pochissime colonnine per la ricarica, come vogliamo sviluppare la mobilità elettrica? Se non ci sono, chi si compra un'auto elettrica? Per quanto possa costare tanto, ma ora probabilmente scenderanno i costi delle auto, ma chi, io non me la compro se ci sono le colonnine, come faccio a caricare la mia auto? È impossibile. E l'altro problema legato oltre a questo, ovviamente, è il problema finanziario. Io ora invito il senatore Girotto a parlare di questi, oltre alla politica nazionale ovviamente, di anche questi due problemi fondamentali, quindi il problema della sburocratizzazione e il problema economico e finanziario, che sono strettamente legati tra di loro e che sono, se risolti, potranno portare sul territorio tantissimo lavoro. Bene, grazie, buonasera a tutti. Gianni Girotto, Commissione Industria, Commercio e Turismo. Mi occupo soprattutto di energia. Sì, l'iperburocrazia è qualcosa che ha raggiunto e superato qualsiasi limite di guardia. Tanto è vero che i responsabili di Enea ha un convegno da noi organizzato nel quale abbiamo presentato un testo unico, non fatto da noi 5 Stelle, ma fatto da dei professionisti, un testo unico che accorpava le 20 principali normative in materia di efficientamento energetico. Ecco, i funzionari Enea a telecamere accese, sapendo perfettamente che erano ripresi, hanno detto per quanto riguarda l'efficienza energetica e la normativa collegata, noi sfidiamo chiunque a capirci qualche cosa. Questo detto dai funzionari di Enea, quindi non da un imprenditore che magari è spaventato dalla quantità di carte che abbiamo visto prima, o da un politico di parte. Questo naturalmente è il risultato di un'ipernormazione che prosegue da tanti anni, fatta con la bulimia di dover a tutti i costi presentare risultati di mass media, perché la politica è marketing, io devo venderti il mio prodotto e naturalmente più presento novità di quel prodotto, più rinfresco la mia offerta, più ogni giorno ti faccio vedere che ho fatto apparentemente qualche cosa, più ho possibilità di venderti appunto le mie idee. In questo caso si ipernorma, molto spesso appunto con normative che vanno in contrasto o sono interpretabili soggettivamente. Interpretabili soggettivamente vuol dire che i professionisti si fermano non perché non sono bravi, non perché non sono intelligenti e non sanno come fare le case a zero consumo o addirittura attive, o non sanno fare le varie soluzioni tecniche, ma perché non sanno il giudice come eventualmente domani interpreterà una determinata norma. Questo è il primo fattore. Il secondo è la cronica, anche qui, mancanza di dei provvedimenti attuativi. Molto spesso quando si fa una legge poi si demanda una serie di provvedimenti attuativi, che sono decreti, regolamenti, circolari, eccetera. Se questi atti non vengono emanati, la normativa è inesistente, è inapplicabile, non esiste, manca.
E questa è una delle tragedie italiane, perché abbiamo a disposizione, io poi se volete li ho tutti elencati, una serie di misure a costo zero, perché sono misure puramente normative. Non si tratta di fare l'infrastruttura di ricarica fisica delle auto elettriche, oppure di magliare meglio la rete, oppure di fare interventi di efficientamento energetico fissi sugli edifici. No, misure a costo zero, perché sono solo normative che mancano. Ecco, anche su queste siamo in attesa da anni, così come per esempio il fondo di garanzia da 220 milioni che doveva essere stabilito dopo il recepimento della direttiva 27. E questa mancanza di provvedimenti attuativi appunto è l'ulteriore tassello che manca per poter far sì che procediamo con l'efficienza energetica e le rinnovabili. Poi naturalmente abbiamo la mancanza di disponibilità finanziaria. Adesso, prima di entrare ancora di più nel merito, lasciate che vi faccia tre flash. Due anni fa ero a un convegno con a fianco il ministro Galletti, ministro dell'Ambiente, e si parlava, c'era Asso Rinnovabili che al tempo doveva ancora fondersi con Asso Elettrica, e che presentava i risultati in retromarcia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perché una cosa che non si può sentire, a cui non ci si può credere, e io mi auguro che voi non mi crediate, non ci crediate, quando vi diciamo che da tre anni a questa parte l'Italia è in retromarcia fisica netta sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ripeto, una cosa che io stesso, che la ripeto da due anni, faccio fatica a crederci, ma i dati di Terna sono lì, basta andare nel sito di Terna, è il nostro trasmettitore nazionale 100% pubblico, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è in calo, una cosa che non si può sentire, nel resto del mondo aumenta in quantità enorme. Allora, i relatori stavano appunto dicendo questa cosa e Galletti mi dà una spallatina e mi dice: Girotto, sì, ma è piovuto poco. Ecco, io lo so che la reazione è sempre quella, che la gente ride. La risposta formalmente è corretta. Corretta perché metà dell'elettricità rinnovabile è ancora idroelettrica. È idroelettrica, quindi eredità dei nostri papà, dei nostri nonni. Ma questo significa che ufficialmente, visto che me l'ha detto Galletti, ufficialmente la nostra politica energetica è basata sulla danza della pioggia. Se riusciamo a fare una buona danza della pioggia, pioverà molto, si riempiranno i bacini e avremo elettricità. Collegato a questo episodio, qualche mese fa avrete letto magari qualche pezzettino di giornale che in Francia le centrali nucleari erano state sottoposte a manutenzione. Non so se l'avete letto, qualche mese fa in Francia le centrali nucleari vanno in manutenzione. Tra l'altro hanno scoperto che l'acciaio forse non è esattamente come dovrebbe essere, tra l'altro adesso li allungheranno nei tempi di vita perché altrimenti non sanno come fare, perché non sanno come produrre l'elettricità, sono totalmente uranio dipendenti. Ecco, allora, le centrali nucleari francesi abbassano la quota di produzione. In Italia cosa succede? Che siccome siamo impiccati, letteralmente impiccati, stavamo per riattivare due centrali a carbone nel 2017 con la Smart Grid Smart Technologies Best Practice, stavamo per riaprire due centrali a carbone perché eravamo al limite, non avevamo elettricità a sufficienza. Se fosse stato un po' più freddo o in Italia o in Francia, e quindi avessi avuto più bisogno di energia, o i problemi fossero proseguiti, la montazione fosse proseguita un po' di più, avremmo dovuto riaprire due centrali a carbone. Complimenti, complimenti, bel risultato. Allora, noi siamo uno dei pochissimi paesi in cui la produzione di elettricità è diminuita e i dati Terna sono lì a disposizione, non credetemi, andateveli a leggere. Abbiamo diminuito la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, abbiamo aumentato le emissioni di anidride carbonica. Abbiamo aumentato
le emissioni di anidride carbonica, che invece è l'unica cosa che dobbiamo far diminuire, e anche molto velocemente, anche di parecchio, se vogliamo rispettare gli obiettivi 2030 che stanno per essere posti in essere con l'aggiunta del pacchetto del Winter Package appunto europeo, e noi siamo assolutamente in controtendenza. Finanza, ovviamente ci vorrebbe un convegno di qualche ora, io ho detto seguo soprattutto l'energia, però le banche le seguo da 30 anni, sono entrato in contatto con le banche 30 anni fa, 15 anni fa sono diventato socio di una banca etica che è la risposta al problema finanziario speculativo perlomeno italiano, lo dice Calenda, non lo dice un grillino, non lo dice l'ambientalista, non lo dice una qualche estremista. Calenda, quando presenta il pacchetto industria 4.0, quindi a settembre dell'anno scorso, dice, aperte virgolette, è necessaria una migliore canalizzazione del risparmio nazionale verso impieghi nell'economia reale, chiuse virgolette. Quindi linguaggio chiaramente politico, ma si capisce benissimo, migliore canalizzazione del risparmio nazionale verso impieghi nell'economia reale. E non ce l'ha messo a caso quell'aggettivo reale, perché sapete meglio di me che la finanza da molti anni a questa parte non è più un qualcosa che lavora sull'economia reale, cioè quella vera, quella palpabile, quella che si tocca con mano, agricoltura, industria, manifattura, servizi. La finanza è ormai a livello mondiale al 90% spostata sulla finanza virtuale, su queste speculazioni che durano pochi millesimi di secondo e che permettono enormi guadagni, ovviamente se si è bravi. Una elettronica, un'informatica che ha raggiunto livelli tali che alla borsa di New York hanno dismesso l'impianto a fibre ottiche perché le fibre ottiche erano troppo lente, hanno messo un impianto laser di tipo militare per guadagnare qualche frazione di secondo, le grandi compagnie, i grandi hedge fund, le grandi istituzioni finanziarie piazzano il loro data center immediatamente vicino alla borsa, perché ogni stazione di passaggio elettrica, ogni stazione di commutazione gli fa perdere qualche frazione di millesimo di secondo, e qualche frazione di millesimo di secondo a quei livelli è moltissimo. La società che registra le transazioni finanziarie, la borsa di New York è abilitata a farne 700 miliardi di operazioni, non al giorno, al secondo, 700 miliardi di operazioni finanziarie al secondo, non ci sono arrivate a questo limite, ma ci sono abbastanza vicini. La società che registra appunto le transazioni gli è stato chiesto di fare un ulteriore miglioramento della sua tecnologia di registrazione, perché deve arrivare a registrare le transazioni con una precisione del nanosecondo, cioè di un miliardesimo di secondo. Quindi capite bene che tutto questo con la realtà non ha niente a che vedere. Ora, la finanza è una delle responsabili dei grandi cataclismi che stiamo affrontando, e anche nel settore appunto dell'energia ha una importanza fondamentale. Da una parte abbiamo una parziale buona notizia, perché da un po' di tempo si sta consolidando il meccanismo del divest fossile, divest, cioè disinvesti dal fossile. Cioè, molti istituti finanziari hanno capito che le rendite economiche semplicemente sono più sicure se provengono da fonte rinnovabile, perché la fonte rinnovabile non è geopoliticamente instabile, come ci ricordavano prima i colleghi, la fonte rinnovabile non è geopoliticamente instabile come lo è il gas, il carbone, il petrolio, per prendere i quali ovviamente dobbiamo tenere in piedi tutto un apparato militare e appunto geopolitico non indifferente. Quindi hanno capito che le rendite sono lì, che il futuro è lì. D'altra parte però la società del fossile è ancora estremamente forte, quindi la guerra in corso appunto è estremamente elevata. Per ritornare qui in Italia, che è poi quello che ci interessa, qui in Italia
noi stiamo lavorando per far sì che la detrazione fiscale, quella che ricorrete di efficientamento energetico, risolva i problemi appunto di incapienza fiscale, perché altrimenti rischiamo di allargare ancora di più la forbice sociale che si è creata. Allora, prima lo dobbiamo fare perché è il sistema che ci darà più posti di lavoro. Voi ricordatevi che 3 anni fa, 4 anni fa, CGIL, CISL, UIL e Confindustria firmano un protocollo proprio sulla stabilizzazione della detrazione fiscale, dicono che se la detrazione fiscale viene stabilizzata per 3 anni, creeremo 1.700.000 posti di lavoro. Ora, io dico che magari hanno esagerato un po', 1.700.000 posti di lavoro, me ne basterebbe un quarto, 450.000 posti di lavoro, 425.000 posti di lavoro sarebbero già tanti, ma gli interventi di efficientamento energetico sono decisamente quelli che possono creare più posti di lavoro, perché lì non c'è robot che tenga, possiamo arrivare al livello degli olandesi che prefabbricano prima i pezzi e poi in una settimana ti rifanno un condominio. Certamente sì, possiamo arrivare a quel livello, però ci vorrà sempre molta manodopera. E siccome abbiamo milioni di edifici da rifare, visto che in Italia il 40% della produzione del fabbisogno energetico è sugli edifici, per riscaldarli d'inverno e rinfrescarli d'estate, e tra l'altro rinfrescarli d'estate ci costa più energia che non riscaldarli d'inverno. E dicevo, il 60% di questa immissione di energia viene sprecata, perché il nostro patrimonio edile è decisamente un colabrodo. Ecco, su questo c'è un assoluto bisogno che le banche ci diano decisamente una mano. Il problema qual è? È che le banche hanno perso competenze. Le banche si sono spostate tutto, come ho cercato di spiegare velocemente, sull'economia finanziaria. Non sanno più leggere il business plan di un progetto, vuoi che sia un progetto industriale, manifatturiero, di servizi, agricolo, vuoi che sia un progetto di efficientamento energetico. Ed è un peccato enorme, perché in altri paesi, Stati Uniti eccetera, si vendono prodotti finanziari legati all'efficientamento energetico. Tra l'altro sono prodotti finanziari con rendimenti a doppia cifra, quindi anche molto interessanti da un punto di vista di un giusto guadagno. Qui in Italia qualcosa si comincia a fare con le obbligazioni verdi, che sono obbligazioni emesse per esempio da aziende municipalizzate dell'acqua, degli acquedotti, delle reti fognarie, della metropolitana. Alcuni esempi si iniziano a fare. Queste aziende, per fare le necessarie manutenzioni e implementazioni, emettono delle obbligazioni, quindi verdi, perché non servono a fini speculativi, ma servono per mantenere e aumentare la capacità dei loro impianti, con un buon rendimento, che poi possono venire sottoscritte sia da fondi professionali sia anche da privati. Sta di fatto che appunto il problema finanziario è centrale. C'è uno studio del Politecnico di Zurigo che ha fatto l'intreccio delle grandi multinazionali mondiali e ha certificato, diciamo così, matematicamente, che ci sono 50 grandi multinazionali che detengono il 90% del fatturato mondiale. Ecco, di questi 50, le prime 40, cioè di questi 50, 40 sono banche. Quindi io chiudo questo mio breve intervento dicendo che naturalmente c'è bisogno di buona politica, a partire dal livello comunale, quindi con la lista di Forello e tutti i suoi consiglieri, ovviamente a livello nazionale, però lasciatemi ricordare che voi tutti avete un enorme potere. Noi ce la metteremo tutta, Ugo ce la metterà tutta, Angela ce la mette tutta, ma voi avete un potere immenso in mano, immenso, che è semplicemente quello di cambiare fornitore a costo zero. Cambiate fornitore, non c'è nessunissima scusa, è a costo zero. Passate dal vostro normale contratto, che probabilmente non sapete neanche che tipo di contratto avete, ma sappiate che al 99% vi rifornite di energia, che per i 2/3 viene fatta con carbone, gas, petrolio e un pochino di nucleare. E passate a un contratto 100% rinnovabile. Non vi costa nulla, un'ora di tempo, come cambiare l'operatore telefonico, ma fate una differenza mostruosa.
una difesa mostruosa nell'accelerare quella transizione che è obbligatoria, che è salvifica per l'ambiente e per i posti di lavoro. Voi in questa maniera la accelerate mostruosamente e non vi costa nulla. E 10 secondi per dire che la stessa cosa potete fare anche con banche e assicurazioni, perché alla fine le padrone del mondo economico e quindi, ahi noi, di quello politico, sono comunque banche e assicurazioni. Grazie. Ringrazio tantissimo l'onorevole Girotto di averci illuminato, poi magari vi trovo qualche altra domanda, magari sulle SDC un po' più tecnica, magari capiamo perché ancora noi non riusciamo a diventare un po' liberi sulla produzione di energia rinnovabile. Quello che si deve comprendere è che se noi Palermo, per parlare di Palermo, Palermo è una città fondamentalmente, chi la conosce, costruita in verticale, sono tantissimi palazzi. L'obiettivo che ci siamo posti tutto il gruppo Energia, ma anche tutti gli altri attivisti che hanno lavorato, è: ma facciamo da una parte a produrre energia elettrica nostra, pulita, dall'altra parte creare posti di lavoro. Sicuramente l'obiettivo sarà, con tutti gli sforzi economici della regione, del comune, sarà quello di riempire Palermo, i tetti di Palermo, di impianti. Ora ne parliamo. ne parliamo proprio in maniera nel nostro programma. Noi lo sappiamo, perché dico, per noi siamo moltissimi tecci e qui ci scontriamo tutti i giorni. N volte, se ne va provato una volta, ci scontriamo N volte su questo. Infatti, ne parlerà poi più tardi, c'è una persona che parlerà in maniera specifica. Nel programma di Palermo abbiamo previsto di mettere a regime, non voglio anticipare ovviamente l'intervento, che su alcune modifiche abbiamo particolareggiato il centro storico per permettere le buone pratiche rinnovabili. E nel programma di Palermo l'abbiamo scritto a chiare lettere, per quanto riguarda a livello regionale, qua c'è il professor Angelini con cui discutiamo su questo ogni giorno, è assolutamente necessario rivedere totalmente i piani casistici, ma non perché i piani casistici, purtroppo, come succede a Palermo, succede in regione, non c'è pianificazione. L'assessorato ai beni culturali è autonomo e scrive delle cose, entra nelle politiche territoriali, nelle politiche d'ambito, nelle politiche energetiche. L'assessorato all'ambiente approva i piani regolatori senza vedere i piani paesistici. L'assessorato energia tenta di fare il piano energetico, ormai siamo quasi a 10 anni dal primo piano energetico, e ancora si parla di aree non idonee, girano intorno. Quindi non c'è pianificazione, per come abbiamo scritto tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle a Palermo, abbiamo scritto da tutte le parti, perché ne parlavamo sempre, manca la pianificazione, è necessario pianificare, quindi tutto deve essere riportato a un'interlocuzione tra tutti e deve essere fatto pure in regione. Quindi in regione ci sarà quello che stiamo scrivendo, cercando di scrivere con l'interlocuzione che abbiamo con tutte le università, con gli enti, perché bisogna rivedere tutte queste pianificazioni che sono slegate fra di loro, questo è il problema, non si parlano. E quindi succedono poi che io vado alla sovrintendenza, mi dicono là c'è un vincolo al comune, un vincolo non c'è, non si capisce assolutamente niente di cosa si deve fare. Andando lentamente avanti, per non annoiarvi troppo, vi facciamo vedere un video che abbiamo preparato pochi giorni prima del referendum che c'è stato in Svizzera domenica. Secondo che lo preparo il video. No.
Salve, mi chiamo Domenico, sono un ingegnere gestionale di Palermo, emigrato in Svizzera a giugno 2011 e sono responsabile commerciale del grosso distributore di componenti fotovoltaici in Svizzera, da parte francofona della Svizzera. Cosa ho trovato in Svizzera che non riuscivo a trovare in Italia? Fondamentalmente ho trovato un mercato stabile, ho trovato delle condizioni di mercato che favoriscono in qualche maniera lo sviluppo economico, ho trovato meritocrazia, ho trovato insomma tutte le condizioni che sono essenziali per poter creare una posizione personale che sia stabile e non precaria. Il mercato svizzero delle energie rinnovabili è un mercato che è partito molto in ritardo, quantomeno negli anni di massa. Questo ritardo vorrebbe il mercato chiaramente un mercato interessante perché ci sono enormi prospettive di crescita. Ma a mio parere i fattori di successo del mercato dell'energia rinnovabile in Svizzera sono molteplici e sono fattori che purtroppo in Italia non siamo riusciti a prendere in considerazione. Punto primo, gli incentivi in Svizzera ci sono, è stato copiato fondamentalmente il modello tedesco, ma sono stati utilizzati in maniera più efficace. Pensate che da quando sono ancora qui, da gennaio 2011, gli incentivi decrescono di anno in anno. Addirittura oggi non ci sono più incentivi fondamentalmente per le installazioni di grossa taglia su copertura industriale. Ciò nonostante il mercato è cresciuto, il mercato non è assolutamente collassato come è accaduto in Italia o in Francia o in Germania. E di base c'è un'etica differente, bisogna dirlo, qui l'impianto non si fa non perché sia conveniente farlo in termini finanziari, ma perché va fatto, perché è un'azione a favore dell'ambiente, perché se posso produrre energia pulita faccio un motivo che non lo faccia. Dopodiché, se ci sono le condizioni finanziarie per ripagarsi l'impianto, ma non è una condizione sine qua non che può bloccare, diciamo così, la scelta di fare un'installazione fotovoltaica. Dopodiché, occorre dire anche che lo Stato crea le condizioni per cui l'impianto verrà fatto. Ad esempio, ci sono delle leggi che obbligano il proprietario di un immobile, sia privato o azienda, a realizzare un'installazione fotovoltaica e una solare termica nel caso di importanti ristrutturazioni. E questo resta valido nel caso di nuova edificazione. Quindi per ogni nuovo immobile che si crea, già dalla fase progettuale occorre prevedere l'inserimento, se volete, di un'installazione fotovoltaica e di una solare termica, qualcosa chiaramente aiuta molto il mercato. E a parte l'incentivo c'è anche la possibilità da parte del proprietario di installazione di detrarre in dichiarazione dei redditi il 100% del valore dell'installazione, ma su un solo esercizio finanziario. Un altro fattore di grosso vantaggio che ho trovato qua in Svizzera è che università e impresa, certo, ci sono parchi tecnologici nelle maggiori città. In ogni parco tecnologico ci sono le università e ci sono le imprese, ci sono gli incubatori di imprese, ci sono gli studenti universitari, alcuni si offrono, nel Politecnico di Lausanne e quello di Zurigo, hanno creato innovazione, delle innovazioni che noi utilizziamo quotidianamente nel settore delle rinnovabili. E altre ne stanno arrivando che probabilmente condizioneranno il mercato di domani. Quindi questa incapacità tutta italiana di creare parchi tecnologici dove impresa e università abbiano un obiettivo comune ci penalizza parecchio. E un'altra cosa, permettetemi di dire e chiudo, vi saluto, che ci penalizza parecchio è il fatto che non riusciamo a fare sistema. L'interesse individuale e quello collettivo in Svizzera, anche questi vanno all'unisono. Se riuscissimo a fare questo in Italia, penso che le cose andrebbero molto meglio. Questa breve filmato fa vedere, questo filmato si è realizzato come dicevo qualche giorno prima del referendum svizzero che ha detto stop all'energia nucleare e sta puntando tutto sull'energia rinnovabile. Questo significa lavoro, perché quella persona che veniva da Palermo è andata lì, è andata via perché nel 2011 già incominciavano a esserci tutta una serie di misure per cui non si sapeva più gli incentivi, come venivano dati, perché venivano dati, cambiavano ogni 5 minuti e la gente, gli investitori, ma le singole persone non riuscivano più a pianificare niente. Ci vuole stabilità e ci vuole criterio. Però è andato lì e lì ho trovato il posto di lavoro. Come avete sentito, il costo degli impianti è
è molto più alto di quello italiano, cioè si parla di 3 volte. Il ritorno economico è quasi 14 anni. Qua in Italia, se si chiede a una persona: ah, ma se non ritorno in 5 anni io l'impianto non lo faccio, e invece no, là la sensibilità è quindi uno dell'altro pilastro dell'educazione all'ambiente, non è l'educazione all'ambiente soltanto, è l'educazione alle nostre tasche, perché poi tutto il ritorno che abbiamo in termini appunto di libertà geopolitica e di salute è 10 volte quel ritorno economico. Quindi assolutamente negli altri paesi europei, cosa che non ci raccontano molto le televisioni, perché il rinnovabile se ne parla sempre poco, e che fanno bene alla salute e fanno bene alle nostre tasche, perché portano lavoro, portano gente che è lì, perché per costruire un impianto fotovoltaico sul vostro tetto c'è bisogno del professionista, c'è bisogno dell'elettricista, c'è bisogno dell'installatore, del muratore, l'impianto deve essere mantenuto, quindi tutte creano un indotto enorme di persone. E se pensiamo a tutti i palazzi che ci sono a Palermo, che potrebbero essere riempiti di impianti grazie a una serie di interventi che il Comune, la Regione e devono essere sviluppati e messi a sistema, possiamo capire di quanta gente potrebbe essere impiegata. D'altronde l'ha ricordato già il senatore Girotto, che sia Confindustria che i sindacati ne hanno già contezza. Io volevo passare la parola un secondo a Salvatore Gallo, che è candidato al Consiglio Comunale, che voleva illustrare alcune cose proprio partendo dal video di Raul. Quando prendo la presentazione, buonasera, Salvatore Gallo, per chi non mi conosce. Sì, Raul è un mio amico che aveva una piccola azienda, si occupava di pannelli fotovoltaici e energie rinnovabili in genere. Poi nel 2011, con la fine degli incentivi, si è trovato ovviamente senza lavoro, però ha trovato un lavoro in Svizzera, mentre qui faceva l'imprenditore, quindi rischiava le sue tasche, viene a fare l'impiegato, guadagna, a quanto mi dice, piuttosto bene, pure in un mercato come quello svizzero, dove abbiamo visto gli incentivi praticamente non ci sono più. Chiaramente si deve parlare di un fattore culturale, perché gli svizzeri tendono a essere molto verdi, e questo nel nostro programma noi l'abbiamo implementato insieme all'Enea e all'università. Vogliamo nelle scuole portare la cultura dell'energia rinnovabile. Un fattore burocratico, ovviamente lì gli ho chiesto: ma in quanto tempo tu puoi installare un fotovoltaico sul tetto? Normalmente non si arriva a 20 giorni, e il recupero dell'incentivo è quasi automatico, in realtà si recupera un po' l'IVA, quello è un 23%. Poi c'è il discorso del fattore economico, quindi mi ha detto che nessuna azienda o privato che volesse implementare un'installazione di energie rinnovabili, a nessuna di queste aziende è stata negata l'accesso al credito. Ecco, andiamo avanti. Se voi avete mai provato a chiedere in banca, per esempio, 6.000 euro per installare, non lo so, 3 kW fotovoltaici, insomma, normalmente dovete andare, insomma, con spazio di cenere, vi fanno parlare al progetto interessante, con Mr. Bean, e poi vi dicono: sì, ma lei quanto mette a garanzia, quanti immobili mette per questi 6.000 euro? C'ha un garante, e il garante è sua moglie, vabbè, se nasconderete insieme, perché allora avete figli, quanto paga di asilo? Insomma, discorsi veramente assurdi, anche perché in realtà se io installo un pannello fotovoltaico, 100 euro al mese di bolletta lì risparmio. Sarò anche capace di pagare 100 euro di rata per un credito, eccetera. Poi in ogni caso i tassi sono altissimi, parliamo per queste cose qui del 10% di tasso per il tasso reale, insomma. In Svizzera si parla del 1%. Poi, dopo che avete fatto la domanda di finanziamento, se malauguratamente la cosa è andata in porto, non la potete fare in nessun'altra banca, perché vi dicono: per 2 mesi il sistema è bloccato perché tu 3 anni fa non hai pagato una rata di mutuo, l'hai ritardata di 20 giorni, e così ricomincia l'iter. Quindi benvengano tutti quegli interventi che noi comunque abbiamo a programma, che fanno sì che con una semplice domanda, un fondo di controgaranzia che potrà istituire il Comune o la Regione,
l'accesso all'energia rinnovabile sia semplice perché c'è un risparmio reale in bolletta, nessuno si fa tagliare la luce, no, è chiaro, tu risparmi 100 euro al mese, li puoi pagare e per pagarti il miliardo. Quindi di questo andrei a parlare. Adesso, diciamo, uno dei miei sogni da bambino era quello di poter avere una macchina elettrica che magari si potesse ricaricare in pochissimo tempo, facesse tantissimi chilometri e si potesse magari ricaricare gratis. Diciamo che in Europa la mobilità elettrica si sta sviluppando particolarmente. Noi stiamo prendendo come esempio uno dei prototipi più avanzati, che poi non è in realtà un prototipo, la potete comprare anche, è una macchina di serie venduta in tutto il mondo, la Tesla Motors. Andiamo avanti. Quindi queste sono le auto ibride immatricolate nel gennaio 2017 in Italia. Forse la slide si vede un po' male, diciamo che ci sono dei numeri, grosso modo un 3.000 nel mese di gennaio, però sono ibride, quindi non sono pure elettriche. Andiamo a vedere quelle elettriche. Ecco, quelle elettriche sono numeri bassissimi, non arriviamo a 200, diciamo, nel mese di gennaio. Focalizziamoci sulle due Tesla, Tesla Model X e Tesla Model S. Notiamo che comunque un prezzo medio di un pieno di un'auto elettrica, adesso non so, qui in Italia, lì si oscilla sui 8 euro per fare 250 km. Andiamo avanti. Ok, questa è una Tesla, siccome ho parlato con mia moglie, la compriamo, se la banca c'è, scherzo. C'è anche un mercato dell'usato, perché è una macchina ovviamente commerciale. Per esempio, sono 75.000 euro, si prende una macchina che ha 400 cavalli, 500 km di percorrenza e fa da 0 a 100 in 3 secondi. Andiamo avanti, questa è la Tesla. Mi scarico l'app, che c'è l'app gratuita per vedere dove sono le colonnine di ricarica, e quindi c'è l'app, ok, e scopro che praticamente in Sicilia ce ne sono solo due, cioè a Palermo ce ne sono due, e tre sono di Catania. Quindi in pratica, siccome tra l'altro sono anche di poca potenza, per poter ricaricare 250 km devo stare attaccato 2 ore e mezza, e sono queste due dell'Enel, eccetera. Quindi mettiamo, queste invece sono le centraline della Tesla. Ci sono i supercharger gratuiti, cioè tu ti attacchi, le centraline sono 120 kW, fai una ricarica veloce in 20 minuti, e c'hai 200, questa è fantascienza, 250 km in 20 minuti, per di più gratis. Dove sono queste centraline? Andiamo avanti. Ecco, allora, questa è l'Europa, questa è un po' l'Italia, e queste qui siamo noi. Allora, questi sono i supercharger Tesla. Qui abbiamo detto carica gratuita in 20 minuti. Mario Draghi, presidente della BCE, ha detto recentemente che la crisi dell'Eurozona è finita. È vero, perché se l'Eurozona è quella lì, in effetti, cioè siccome una macchina Tesla oscilla tra i 70 e i 150 mila euro, con tutte queste centraline, certo Elon Musk, il proprietario della Tesla, non è stupido, non va a mettere centraline dove non ci sono le macchine, ok? Quindi questa è una mappa della ricchezza dell'Europa, praticamente. Andiamo avanti. Questi, qui vediamo con questa ricarica rapidissima, 120 kW di batterie innovative, questa a casa in mezz'ora potete ricaricare 27 km, quindi tornate a casa, potete andare al supermercato 27 km. Con un'altra tecnologia che si chiama Shademo fate 136 km in mezz'ora, con supercharger di Tesla 120 km, 270 km in mezz'ora. Ok, queste sono le immatricolazioni della Tesla in Svizzera a gennaio 2017, sono 5 volte quelle italiane, quindi in realtà non tanto di più, però in proporzione alla popolazione molto di più. Ci dovrebbe essere un video. Quindi ne abbiamo parlato tanto di questa Tesla, adesso ci divertiamo un po' a vedere l'opera. Controlla stata la ricarica dall'applicazione.
il suo rumore fosse prescritto, eppure lo scatto da 0 a 100 della prima e finora unica vettura elettrica premium di serie più veloce del mondo è di 4,4 secondi. Lei si chiama Tesla e in America già un cult. La guidano star di Hollywood come Leonardo DiCaprio, quelli che intravedono nell'elettrico una via di uscita all'inquinamento. In realtà poi su come vengono costruite e dove verranno smaltite le batterie si discute molto, ma questo è un altro capitolo. Intanto la Tesla miete i successi e addirittura guidandola si capisce perché. La silhouette, intanto, elegante, essenziale e pulita come l'aria si può respirare. È spinto dal motore a batterie da 310 kWh a circa 421 cavalli, velocità massima di 115 km/h. Nei dettagli si apprezzano le manine nascoste nelle portiere che appaiono appoggiate sulla chiave, che è una Tesla in miniatura e attraverso la quale si apre anche il cofano posteriore, che rivela uno spazioso bagagliaio. Il parabrezza, grazie ad una speciale costruzione, fa rimbalzare i raggi UV, come il grande tetto aprile che scorre con un semplice tocco sul touchscreen all'interno. La ricarica delle batterie si effettua attraverso una presa di corrente in 3 ore con la trifase e in 20 con quella domestica di 220 volt. La garanzia delle batterie è di 8 anni. Per un video un po' meglio, adesso ci percorrono circa 500 km. In 4,97 di lunghezza e 1,98 di larghezza c'è tutta la tecnologia del futuro, che piacerebbe tanto anche agli under 25. L'accesso, ad esempio, senza chiave da Tesla si avvia grazie a sensori mensili che rilevano la presenza del guidatore e attivano lo start and stop. 6 airbag frontali e laterali, cinture di sicurezza anteriori a 3 punti di ancoraggio anche per i 3 sedili posteriori, sensore di ribaltamento, impianto audio da 200 watt con 7 altoparlanti e non mancano i portoggetti. Tesla ha tutti i sistemi di assistenza alla guida del supercar di ultima generazione. L'ottimale distribuzione dei pesi fa sì che abbia un buon comportamento su asciutto e anche su bagnato, e questo anche elevando il sistema di controllo di trazione e stabilità. Il cervello della Tesla S è praticamente questo grande touchscreen da 17 pollici, il più grande che sia mai stato installato su un'auto. Praticamente, guardate, sono due iPad grandi, da cui si contano tutte le funzioni della vettura, sia quelle tecniche che di infotainment. E i proprietari hanno anche una app specifica sul telefonino attraverso il quale possono controllare lo stato delle batterie e tutte le funzioni dell'auto e anche dove si trova la guida. È un autentico computer, si può fare tutto e ci tiene collegati al mondo interrottamente con carte grafiche e Google Maps, sempre aggiornata all'avanguardia. Si ingrandisce e sposta con un tocco di dita. Si ascolta musica, si hanno tutti i dati, quelli tecnici della vettura e quelli del cellulare, ma anche di casa. Chi più ne ha, chi ne merita. Un attimo. Beh, vediamo, il supercharger, eccolo lì. Ma eccolo qua, guarda, eccolo qua. Figata, ma questi supercharger sono gratuiti in tutto il mondo. Cioè, vabbè, diciamo che gli Stati Uniti saranno un po' dura per all'interno della nostra Model S, ma in Europa si può girare praticamente tutta gratuitamente. Ma guarda, sono fortissime queste qua di Tesla, tutte le idee geniali, quindi in effetti. Poi lì qua hanno 120 km della carica molto velocemente e soprattutto gratis, appunto, come dici tu, quindi volendo potremmo andare da Milano a Roma e aggiungere gratis. Quindi con la carica solo, sì, carichiamo 120 kW e anche quei freni, se freni, ma anche un po' quei freni perché recupera tanto energia, quindi sì, però ci sono solo poco. 120 kW cosa vuole dire? Vuol dire che la ricarica completa della batteria si attua circa in un'oretta, ma già in 20 minuti con il 50% di carica, circa 270 km. Ogni tipo di vero. Sì, vai, andiamo. Allora ti faccio vedere come si carica, è semplicissimo, non c'è bisogno di tessere di niente come su altre colonnine che poi andremo a vedere, perché basta prendere il connettore. Qua c'è l'attacco, lo dirigi verso la vettura, schiacci il pulsante sopra, vedi qua c'è un pulsante sopra, si schiaccia. E tu arriva la frequenza. No, no, questa. Hai visto? Si è aperta, uomo di poca fede, pensavi che non si aprisse. Si collega così e non bisogna praticamente più niente, si blocca, hai sentito? Dimensioni, diametro del cavo esagerato perché la corrente che passa è veramente tantissima. Qua si accendono dei LED verdi, vuol dire che è in ricarica. E adesso noi non avevamo la batteria particolarmente scarica, ma il cruscotto ci fa vedere lo stato della ricarica.
Vedi? Ci dice quanti chilometri abbiamo di autonomia, la temperatura è qua sopra, vedi, sta caricando. Adesso si sta tarando in base alla corrente che gli serve, guarda, 135 ampere, 400 volt, e ci sta dando 166 km, man mano sale perché appunto si sta tarando nella ricarica ogni ora. Si è stabilizzata la ricarica, noi abbiamo le batterie abbastanza piene, quindi non ricarica alla potenza massima, 110 ampere, 402 volt, lo vedete, e sta caricando 222 km ogni ora che sta collegato al supercharging, ma la potenza massima di ricarica è di addirittura 540 km ogni ora. In 20 minuti carica praticamente il 50% della batteria, se arriviamo qua con le batterie completamente a terra, un'oretta per ricaricarla completamente. E se vogliamo andare su un caffè, caro Emiliano, andiamo, possiamo controllare tutta la ricarica dall'applicazione. Tu ovviamente hai. Che io ovviamente ho. No, in realtà non ce l'ho, però ce l'ha. Esatto, la scarichiamo. La macchina è fuori, un bevo un caffè freddo, c'è un caldo fuori, non c'è niente, una cosa... Vuoi sapere quante ore sono in macchina? Guarda, non posso immaginare, perché con la macchina nera dopo ci sarà un caldo pazzesco fuori. Guarda, nell'applicazione posso vedere quanti chilometri di autonomia ho, quanto sta caricando l'ultima fettina, quindi a carica rete, in 15 minuti comunque finirà, e posso attivare il climatizzatore, perché in macchina ci sono 30 gradi, turn on, e posso decidere da qua la temperatura interna, che la figata è che se è sotto carica non consuma neanche la batteria, come tra che 18 gradi e far congelare la macchina. Fantastica sta cosa, eh? Senti, ma il tuo vecchio V8 consuma benzina e marmittone, ce l'ha questa applicazione? Poi volevo farvi vedere una cosa, ma siamo un po' in ritardo. Guida. Senti da solo. Comunque questo per dirvi, ora ve lo dirà. Sì, che non mette questo non è uno spot alla testa, ma per dire. È una. Certo che le vengono. Purtroppo non è tra i nostri sponsor. No, non è questo. Era per fare capire, Elon Musk. È un uomo visionario, ma uno come tanti noi, che ha tanti ingegneri, però che nel giro di 10 anni, perché io 2004-2005 ha fondato PayPal, che tutti penso avete sentito parlare, che è un sistema di vendita di sistema di pagamenti online. Ha fondato Tesla Motors e ha costruito queste macchine, quindi la ricarica lui la regala ai suoi clienti. Ha fondato SolarCity, ha fondato SpaceX. Cos'è SpaceX? È una società che serve per costruire vettori spaziali, e il suo sogno è andare su Marte. Quindi stiamo parlando che i sogni possono diventare realtà. Questo ovviamente in Italia è complicatissimo, sembra un altro mondo, ma esiste la possibilità di fare questo. Con le rinnovabili noi possiamo fare tantissimo e possiamo creare altro. Ora andiamo rapidissimamente. Una sola cosa sulle ricariche. Le ricariche nei centri commerciali. Cioè il nocciolo fondamentale è che uno debba andare a parcheggiare in un centro commerciale. Giusto per essere precisi e capire quello che meccanismo. La Tesla è sicuramente una bella cosa, però anche in quegli aspetti. Senatore Gianni Girotto, durante il filmato, ecco, mi faceva notare, e vorrei che anche rendere partecipi voi di questa cosa, che secondo le valutazioni fatte, potenzialmente avete visto quella mappa dove le mongolfiere, i punti di localizzazione, man mano che si scendeva verso la Sicilia praticamente diventavano zero. Che un potenziale intervento per la ricarica, parliamo di un intervento di carattere nazionale per la ricarica veloce, comporterebbe un investimento di circa 500 milioni di euro per 1 milione di autovetture. Quindi capite bene che un investimento che magari fa in persone 500 milioni di euro, vi assicuro che non è un investimento corposo, è un intervento minimo
che però potrebbe avere dei risvolti molto positivi sia per il portafoglio ma anche permettetelo, enorme, superiore per la qualità della vita urbana, perché immaginate i trasporti all'interno di una città privati che comunque verrebbero mantenuti sia per aspetti logistici che sociali, avrebbero un quale impatto si potrebbe avere su una città come Palermo, ad esempio, dove di giorno e anche di notte c'è una vita convulsa, e quindi l'investimento, diciamo, con un investimento minimo avere un risultato eccezionale. Ed è questa la direzione, perché anche le mongolfiere che avete visto, i punti in alto su in Europa, che erano così tanti, ecco, quando ci chiediamo perché la qualità della vita in altre regioni, in altri stati, è migliore oggettivamente, dipende anche da un'infrastruttura che è chiave nelle nostre intenzioni realizzare. In merito a questo io vi voglio illustrare il punto 8 del nostro programma energia, il programma energia di Ugo, di tutta la gente, tutti noi attivisti, è l'infrastrutturazione per la mobilità elettrica. Non ce lo siamo inventati, esiste un piano, il piano d'azione per la mobilità elettrica. Gli obiettivi non sono tantissimi, però se fossero davvero questi, stiamo parlando di quasi 250, teoricamente, rapportati a Palermo, quindi al numero di autoveicoli che ci sono a Palermo, si parla nel 2020, ma ovviamente noi ci tenteremo se il Ministero dei Trasporti darà i finanziamenti che sono previsti. Stiamo parlando di 250 punti di ricarica, non sono i ricariche latenti, sono ricariche ovviamente lenta, veloce, ultraveloce, però il piano di ricarica elettrica esiste, il Movimento 5 Stelle l'ha scritto nel programma per Palermo, ma installare 250 colonie di ricarica ha due risvolti, perché installiamo la colonnina punto e basta, no, perché per installare la colonnina bisogna infrastrutturare. Fare 10 colonnine di ricarica, quelle della Tesla, per capirci, ovviamente ci vogliono delle cabine trasformazioni, quindi bisogna infrastrutturare Palermo, bisogna cambiare le reti, e ci vogliono tantissime persone per poter cambiare il modo con cui è costruita la rete e per supportare questo. Non solo, se noi vogliamo passare, cambiare paradigma, per alimentare le macchine elettriche noi dobbiamo pensare di alimentarle con fonti rinnovabili, e quindi assolutamente c'è la necessità di fare un incremento su questo settore. Insomma, altri posti di lavoro che si possono creare. Ora, a questo punto, per rispondere alla signora qua davanti che ha fatto la domanda, introducendo il fatto che noi nel programma di Palermo abbiamo inserito un punto, che è il punto 3, che sia l'interlocuzione permanente degli enti di ricerca. Noi, prima che ci sono le elezioni, prima di giugno, già siamo avanti, abbiamo qua portato il CNR, abbiamo portato l'ENEL e l'università. Il primo interlocutore è il dottor Mario Parriaro del CNR, che ci parlerà un po' di mobilità elettrica e un po' del problema che la signora poco fa ci poneva. Abbiamo un microfono per lo streaming, ringrazio l'organizzatore, è un piacere naturalmente essere qui, farò un intervento brevissimo e costellato, diciamo, di molte essenzialmente immagini, fotografie, siamo basati sui numeri, sugli aspetti, diciamo così, tecnico-scientifici. Mi chiamo Pagliaro, sono un chimico, ho una cinnella ormai da tanti anni, non c'è i capelli bianchi. Per 4 mesi, tra il settembre e il dicembre del 2015, 2 anni fa, sono stato presidente della Municipalizzata dell'Energia di Palermo. I nostri interessi nel campo dell'energia risalgono molti anni fa. Uno degli obiettivi ai quali lavoriamo ormai da un decennio è quello di fondare, tra la Sicilia e la Toscana, un istituto di ricerca del CNR che si occupi di energia solare e di bioeconomia, cioè l'economia circolare di cui parlava nell'aprire l'intervento questo pomeriggio l'avvocato.
e la prossima slide andiamo rapidamente. Ecco, questa è la copertina di una rivista dedicata all'energia dell'ambiente, questa è Palermo, sono 10 lampioni fotovoltaici che io feci installare poco prima di lasciare l'azienda, sono in una zona particolarmente pregiata, bella della città, signora sottoposta a vincoli di ogni tipo, paesaggistico, storico, protezione del patrimonio storico-artistico, dedicata in una zona dedicata ai bambini, si chiama Parco della Salute, una zona bellissima, siamo di fronte al mare, c'erano dei problemi, bisognava dare un po' di luce la sera, andare a giocare, un po' di sicurezza, ma anche ovviamente per motivi di pregio, di bellezza. Questi sono i fotovoltaici prodotti in Italia, del progetto tutta italiana, sono bellissimi, sono stati provati dalla superintendenza, andai personalmente a parlare con i funzionari della superintendenza, si dimostrarono estremamente recettivi e mi dimostri che sono belli, guardi come sono belli, questi sono prodotti nelle Marche, uno c'era stato donato per fare la fase dimostrativa, sono 10, funzionano benissimo, l'azienda ha risparmiato, la Onlus che ha realizzato questo parco ha risparmiato decine di migliaia di euro, perché non sono stati realizzati i cavi d'occhio, non sono stati realizzati la realizzazione, eccetera, si portano nei primi fotovoltaici la sera stesso, funzionavano e dando luce a questa zona nuova, pregiata per i bambini, per gli sportivi. Però l'abbiamo messa sulla copertina di una bellissima rivista internazionale stampata a Berlino. Però la prossima slide invece fa vedere, ecco, parliamo delle cose che parlava poco fa l'onorevole Foti, siamo in Sicilia e siamo a Palermo, che la Sicilia, io sono calabrese, è la seconda regione più povera d'Italia, più povera della Calabria, più pro capite, e poi c'è la Sicilia. E c'ha dei problemi enormi, in particolare le aree delle grandi città, Catania e Palermo. Palermo ha decine, centinaia di strade e piazze che sono prive degli impianti di illuminazione, cioè non esistono proprio lampioni, a parte quelli rotti, no? Che sono già tantissimi. Questa è una di quelle piazze, si chiama Piazza Russia, e lì ci mette un altro lampione fotovoltaico. Questo è stato installato proprio pochi giorni dopo che ho lasciato l'azienda, però ancora oggi, lì in alto non si vede bene, insomma, ci sono ancora i tweet delle associazioni, delle... come voi, no? Della cittadinanza attiva, della partecipazione, eccetera, che ringraziano per aver avuto la luce, loro lo diritto con le quali se spieghiamo le tasse, eccetera, perché un solo lampione fotovoltaico, uno soltanto, non si è mai rotto, non ha avuto problemi, ha risolto problemi di sicurezza che vi lascio immaginare, no? La zona è sempre stata al buio. La prossima slide. Che cosa possiamo fare? Questa invece è un'isola, un isolotto, siamo di fronte a Stromboli, si chiama Strombolicchio. È bastato quel pannello fotovoltaico che vedi in alto piccolo piccolo si vede sotto il faro, gli accumulatori al litio che danno, quindi accumulano l'energia generata durante il giorno dai pannelli fotovoltaici, la sera fanno, alimentano la luce del faro, tutti i fari della Sicilia, la Sicilia è una grande isola, decine di fari, sono gestiti dalla Marina Militare, hanno smesso di portare lì la bombola con GPL, immaginate la fatica, arrivare lì con la barca, eccetera, praticamente ogni mese dovevano salire su il combustibile fossile, eccetera. La prossima slide, ho visto tutto la bellissima conferenza della strategia elettrica nazionale presentata dal vostro partito, il primo partito d'Italia, presentato questa settimana, c'è il mio amico Gianni Silvestrini, c'erano tanti amici, un altro di Milano, di Polo, insomma, hanno presentato questa formidabile strategia energetica nazionale. Ci sono visto tutte e quattro ore di intervento e dice Gianni, dice manca la visione, no? Lui ha detto, cioè, la cosa più importante, la cosa più manca è la visione. Quindi Gianni, manca la visione, no? Però più che manca la visione, insieme alla visione, manca avere una contezza su che cosa bisogna fare e come bisogna farlo. Cioè gli obiettivi sono vari, diciamo 2050 facciamo la transizione energetica, tu adesso mi devi dire, quantifichiamo gli obiettivi, ma come fare, che cosa vorresti fare? Questo mio caro amico, si chiama Fabio Carapezza Concuso, è un siciliano, è anche un prefetto del Ministero degli Interni, però lavora al Ministero dei Beni Culturali, è responsabile attualmente della tremenda disgrazia dei terremoti in Centro Italia, hanno causato danni enormi al patrimonio storico-artistico, e Fabio si occupa della task force e cerca di recuperare le opere d'arte che sono state gravemente danneggiate. Durante un convegno alla Camera, 5 anni fa, quando Raul lasciò la Sicilia, il convegno si intitolava L'energia solare per il futuro della Sicilia, erano gli alboni, no? E io vi faccio vedere questo impianto sul tetto dell'aula Paolo VI, quindi a Roma, la città del Vaticano, insomma nel cuore di Roma. E Fabio lo guardò sconvolto e gli disse: guarda, che sono premiato per essere l'impianto più bello del mondo, fotovoltaico più bello del mondo, progettato da un architetto ingegnere, due lauree, professore Livio De Santi della Sapienza, tra l'altro di origine siciliana, Livio, e dice: ma io com'è che non lo conosco, che il mio ufficio, no, il Ministero dei Beni Culturali,
è a 150-200 metri in linea d'aria dall'aula ex Pierluigi Nervi. E il problema è questo, quindi vedete, il problema è, diciamo, se una persona raffinata di grande cultura, no, di grande sensibilità come Fabio Carapezza, che incluso non conosce nulla delle potenziali di energia solare, figuriamoci, no, noi prosaici amministratori sul territorio. Questa è la slide, andiamo molto, molto rapidamente. Se io faccio vedere questa slide, la vedono tutti, molti siciliani, qui in Sicilia occidentale, che percorriamo l'autostrada da Palermo Messina, e all'altezza di Cefalù si vede questo grande albergo con tanti pannelli fotovoltaici e fototermici. Non si capisce, no, dei pannelli sul tecnico che fanno? Faranno un po' di elettricità? No, fanno acqua calda in misura tale dell'ordine, cioè per avere pare che fanno acqua calda e consentono all'azienda titolare di questo albergo di risparmiare qualcosa come 100.000 euro all'anno di combustibile, no? Lasciamo stare il discorso delle emissioni, la Svizzera, i miei amici svizzeri con i quali lavoriamo, che lo fanno per la lavorazione ambientale. Qui siamo poveri, siamo in regione con un PIL bassissimo, e la prima cosa che ci interessa è cercare di capire quanto possiamo risparmiare. 100.000 euro all'anno. Lui con questo impianto si paga la tassa, no, sull'immobile, se capite il nome, tante volte. Però quando questo impianto è stato realizzato, perché ve lo faccio vedere? Nel 2005, quindi la bellezza di 12 anni fa, nemmeno a Milano o in Svizzera c'erano ingegneri svizzeri alla Fiera del Solare, al borgo della Fiera del Solare. Quando i nostri ingegneri siciliani, loro da Palermo, facevano vedere, noi portiamo questo impianto gigantesco su un'unica tubazione, tutta l'acqua calda generata da queste decine di pannelli, impossibile, un wavelet, disse l'intervento tedesco, e noi dimostriamo che è possibile. 12 anni, l'unico intervento di manutenzione, Nino, sono degli interventi di rabboccare, c'è talmente tanto sole, dobbiamo rabboccare il veicolo che si cambia. La prossima slide. Questa invece è la più grande azienda, sempre nel palermitano, al confine tra Corleone e Monreale, è la più grande azienda siciliana a produrre uova. Quindi dentro ci sono migliaia di galline. Sono 12 capannoni, una accanto all'altra, sono tutti coperti di amianto, di cemento amianto, di problemi, eccetera. La Sicilia è la regione, purtroppo, con la più alta, eccetera. E sono smantellato l'amianto, sono trasformato tutto in fotovoltaico. Guardate, talmente bello che quella parte che vedete in ombra, lì, i pannelli devono ancora metterli. Metteranno dei falsi pannelli, cioè pannelli non che producono energia, per renderlo perfetto dal punto di vista cromatico, quindi dal punto di vista di interazione architettonica. Un impianto di quasi 2000 kW, quasi 2 MW, allora nel tetto fotovoltaico più grande d'Italia, e stava sotto il paese, e sta ancora oggi sotto il paese di Corleone. La prossima slide, questa invece è Palermo. Ecco, torniamo al discorso che faceva all'inizio: una città enorme, sconfinata, che ha dei problemi enormi, perché il costo di gestire un territorio così grande è enorme, perché è stata fatta la speculazione edilizia, la città è sua spopola. E abbiamo tutti questi quartieri, no? Questo siamo qua vicino, siamo nella zona di Pallavicino, questo è un teatro cinema, è stato il Padre, si chiama Teatro Cristal. Quello che mi interessa farvi vedere è che sul tetto non lo sa nessuno, perché non si vede nulla, c'è una guaina, che però è fotovoltaica, e che fa due cose: uno, permeabilizza, non fa entrare l'acqua, dà energia elettrica 15 kW, non è tantissimo, ma insomma è sempre energia generata grazie al sole. Quello che mi interessa farvi vedere in basso, non si vede quanto tempo sono stati a mettere questa guaina. 4 giorni, e che cosa hanno utilizzato? Il foam, lì vedete in alto a sinistra c'è un foam da 2000 watt, da 2 kW, fanno calore, si attacca per la guaina, perfetto, è un polimero, e aderisce come se si incollasse. La prossima slide, questo è invece il tetto della piscina olimpionica di Palermo, la distanza è minima, in linea d'aria sono poche centinaia di metri. Io proposi ripetutamente, mettiamo la guaina fotovoltaica immediatamente su tutti gli impianti sportivi. Anche qui c'è un problema gravissimo di infiltrazione, ci sono tutte le grandi piscine, eccetera, e è chiaramente una cosa che è possibile fare, che sarà conveniente fare al più presto. La prossima slide, qual è il potenziale? Ecco, quanti tetti ci sono? L'Italia è il più grande patrimonio edilizio del mondo, molto più grande della Svizzera, molto più grande della Francia, in termini pro capite, eccetera. Se noi solarizzassimo, no? Abbiamo solarizzato all'incirca 500.000 edifici, ce ne restano a solarizzare 10,5 milioni come case mono e bifamiliari, e 1 milione di capannoni. Questi sono dati conservativi fatti dai miei amici di Italia Solare. Se lo facciamo domani senza consumare un metro quadro di territorio, anzi valorizzando un patrimonio edilizio che è troppo grande, di cui costo non riusciamo più a coprire, noi ci generiamo dal solo ogni anno 130 miliardi di kilowattora. In Italia se ne consumano in un anno all'incirca 300, cioè ci facciamo metà
del fabbisogno elettrico semplicemente solarizzando i tetti che già abbiamo. La prossima slide. Non può essere fermato, adesso andiamo veloce, cambiamo slide rapidamente. Vi dico perché non può essere fermato. Non può essere fermato perché non costa più nulla. L'ha detto poco fa il consigliere Nasi, un candidato Nasi, ha detto 6.000 euro no? per un 3 kW, cioè 2.000 euro a kilowatt, cioè nulla. 2 euro a watt, quando si è iniziata, Raul è iniziata, era 10 euro a watt. Significa che l'azienda che sta nei pannelli li compra a 50 centesimi, a 40 centesimi, li vende 4 volte tanto, si fanno i bagni e non costa più nulla. C'è una cosa che non costa più nulla, esatto, preziosa energia elettrica, non può essere fermata. Allora come l'hanno fermata? O come hanno provato a fermarla? No? Il partito del gas, il partito del petrolio, il partito del motore a scopo, che cosa ha fatto? Dove sono intervenuti? Questo è un blog stupendo, non lo conosco, se non cercare, insomma, lui dice la burocrazia, quello che diceva l'amico Bissante. Se tu per realizzare un impianto, raccontava con tutto quello che ha dovuto fare, sono all'inizio del 2017 vicino a Roma, a Latina, in zona assolutamente non prezzata, signora, noi possiamo fare tutto, solarizzare anche un castello di quasi 1000 anni. La prossima slide si chiama Castello di Sant'Alessio, sta a Taormina, dove in questi giorni si apre domani, dopodomani il G7, ecco, sta proprio lì sotto, quella è la Rocca, dal 2009 c'ha splendidi 6 kW che rispettano tutti i requisiti. La superintendenza intelligente ha fatto una progettazione pregiata dal punto di vista architettonico. La prossima slide in Sicilia. Questa è anche in Sicilia, a Marsala, il tetto della cantina Pellegrino, la prossima slide, sono tutti esempi stupendi, qui siamo in una zona ultra protetta, nel Ranciano, la zona del commissario Montalbano, per intenderci, impianto invisibile, è bellissima, addirittura migliora la qualità architettonica dell'edificio. La prossima slide, guardi, questa è la campagna, sempre siamo sulle Madonie, lei diceva nella zona del parco delle Madonie, l'impianto è stato realizzato, è totalmente invisibile, sul tetto è bellissimo, non sono i freni, la prossima slide. Che cosa manca? Manca la legge regionale, perché se manca in regione autonoma, la regione più grande d'Italia, la regione più sollecitata d'Italia che è la Sicilia, mancando una legge, il burocrate di Catania, piuttosto quello di Messina, di Palermo, di Trapani, di Ragusa, eccetera, si sente no, libero di dare l'interpretazione che vuole di norme che sono tutte di legge nazionale, che sono tutte, come diceva l'amico Bissanti, sono tutte non coerenti fra loro. Quindi manca che il nostro Parlamento, l'Assemblea regionale, emani proprio una legge sì, dell'unanimità che favorisca e incentivi il passaggio della generazione distribuita, dettando dei requisiti di pregio, come già abbiamo scritto questi un lavoro scientifico su questa prossima slide, andiamo velocissimi, e che dica semplicemente come si fanno gli impianti fototermici e fotovoltaici che siano addirittura belli da vedere, non brutti, belli da vedere. Prossima slide, qua vedete la leggenda del pannello, questo pannello messo in un condominio di Palermo genera aria calda. La prossima slide lo vediamo bene, ecco qua siamo su, lo vedete meglio, sulla facciata di un edificio nella zona di Partinico, vicino all'aeroporto di Palermo dove è atterrato poco fa il senatore Girotto. Questa casa aveva problemi enormi di umidità, adesso la tecnologia non va a stiro, non perdiamoci in carte. Arriva il sole, genera aria calda e asciutta che entra dentro casa, sempre, anche d'inverno con le brutte giornate, ne fa poca ma la fa. E demonifica la casa. Ora voi pensate al problema delle scuole che abbiamo in Sicilia, ma quest'anno anche a Roma, a Firenze, in Veneto, nel ricco Veneto, hanno chiuso le scuole perché abbiamo avuto 15 giorni di freddo, 2 settimane di freddo, hanno messo in ginocchio l'Italia a gennaio. Con questa tecnologia, tra l'altro, prodotta proprio l'azienda, una piccola azienda, alle porte di Altavilla Vicentina, quindi siamo in tempo, diciamo, tutta tecnologia italiana. Prossima slide. Le isole, questa è la Favignana. Siamo andati in Soprintendenza del Mare, abbiamo presentato le linee guida. La prossima slide, velocissimi. Chissà tra noi siciliani, sono calabresi e siciliani, ma chissà che è stata la Sicilia nel 1984 con l'isola di Vulcano a mostrare al mondo che il fotovoltaico, inventato in America 30 anni prima, era una tecnologia affidabile che poteva essere utilizzata per generare elettricità per molti anni, Nino, non per 6 mesi fare l'inaugurazione e poi via, no? Questi sono pannelli, Nino, prodotti a Genova dall'Irica, l'azienda dell'Ansaldo, avevano un'efficienza del 6% fotovoltaico, sono stati installati nel 84, siamo nel 2017, sono passati 33 anni, hanno perso il 6% della produzione di più grande, più di 80 kW, la prossima slide, l'isola dei vulcani. Qui siamo a Lampedusa, si è fatto il tetto della scuola materna, la prossima slide. Questo invece l'ha fatto Gianni Silvestrini, l'ha fatto Greenpeace all'inizio di quest'anno,
hanno fatto la colletta, sono andati gli amici di Greenpeace, hanno portato i pannelli per fare il polveriero, no? Sapete che il Greenpeace è il polveriero, Pippo gli ha mandato, sonorizzato, funziona benissimo, questi è l'Ipari, questi fanno l'acqua calda per la piscina, l'Ipari, perché tutti vogliono fare il bagno in piscina, ma la piscina è normale, deve avere la temperatura. Cosa manca? Mancano due nuove linee guida, la prossima sera abbiamo provato a scriverle. Il decreto è uscito la settimana, il 5 di maggio, sta andando in gazzetta ufficiale, sta per essere pubblicato, ma attenzione, il decreto che incentiva, dice tutto nelle isole abitanti dell'isola di Ponza, piuttosto che di Alicuri, sono tutte le 20 isole, perfetto, però poi manca la norma regionale, se io a Formignana o a Pantelleria voglio stare a un pannello, gli dicono ma perché non va questo progettino, non lo porta ai suoi amici, qui non installerà mai un pannello perché manca la legge, la prossima norma. La prossima slide, qui gli amici di Ginostra, siamo sul retro dell'isola di Stromboli, si rivolgono alla cancelliera Merkel, siamo nel Natale del 2013, mi dicono Angela, pensaci tu, perché Angela va a fare le vacanze sempre in Italia su un'isola di fronte a Napoli, sull'Isola Verde, e invece qua c'è la prima centrale di 100 kW che andava con le batterie, Nino, però non ha funzionato, l'ha fatta realizzare nel 2003-2004 la regione. Siciliana, i pannelli funzionano perfettamente, Nino, quello che non ha funzionato sono state le batterie, perché invece di scegliere le batterie, andiamo a questa slide, al litio, hanno scelto le batterie che hanno fatto trovare la povera Virginia, insediata a sindaco di Roma, sono le batterie a piombo, negli autobus elettrici che girano a Roma sono a piombo, andiamo a questa slide, invece a Napoli i lavoratori sono stati licenziati, perché quando hanno fatto il cambio delle batterie, invece di prendere quelle del litio, hanno preso la polvere a piombo, inventati prima dell'unità d'Italia da un chimico francese. Prima dell'unità d'Italia, prossima slide, lo vedete qua a Palermo ci sono 12 autobus Mariglio News, il fotografo dall'alto con Google News, 12 abbandonati, come dice, abbandonati nei depositi, perché? Perché hanno gli accumulatori al piombo, e gli accumulatori al piombo, tranne che per far accendere un motore e fare un po' 12 volte, non vanno, non vanno, la prossima slide. Palermo come dare l'inquinamento, Vicenza sotto lo smog, situazione critica in tutto il paese, cosa serve? Serve passare, e sto finendo, la mobilità elettrica, la prossima slide, partendo da cosa per la mobilità elettrica? Partendo dalla Tesla, quindi dall'auto per i ricchi, perché anche la nuova Tesla, il modello S, costerà 35.000 euro o dollari, e io non ce li ho, come non li ho io, moltissimi di voi, la gran parte, esclusivamente, non li ha. Allora, partiamo invece dal trasporto pubblico, questo è Grosseto, ha fatto un disegnare in Europa, quando hanno fatto Expo, Peppe Sala, dice ora sono rovinato, devo fare un po' di mobilità elettrica. In Italia c'erano due soli autobus elettrici, grandi, sinuabili, erano a Grosseto, e Grosseto li era prestati, anzi con un sacco di soldi, li era affittati. È andata alla grande, vediamo la prossima slide, è andata benissimo, e qua, ecco, qua è interessante vedere qualche numero, parlando un attimo di, come diciamo in Sicilia, diciamo questa parola, senatore G8, che è la parola che significa piccioli, parliamo di soldi. Dice l'autobus elettrico costa molto, 300.000 euro. Ma perché, scusi, un autobus a gasolio quanto lo paghiamo? Allora qua ci soccorre un formidabile giovane ingegnere di Palermo, si chiama Anthony Passalacqua. Non ho il piacere di conoscerlo personalmente, però ci siamo sentiti varie volte di me. C'ha questo blog Mobilità Palermo che vedo in migliaia, fantastico. Si è andato a scaricare, Anthony ha fatto una cosa che fate voi, si è andato a scaricare quanto paga l'azienda municipalizzata un autobus, quando lo compra, con il bus naturalmente, no? 220.000 euro. 220.000 euro. Andiamo a Bolzano, giusto per non fare la cosa, no? Che in Palermo, allora in Sicilia, 220.000 euro. A Bolzano quanto costa? Di più. A Bolzano l'azienda provinciale li ha comprati all'inizio di quest'anno 300.000 euro. Andiamo alla prossima slide. E questo ha vinto a Bergamo, l'azienda polacca, l'autobus si chiama Solaris Urbino, l'ingegnere polacco ha voluto dare Nino un nome italiano, Urbino, per la bellezza della città, Urbino, è un autobus vendutissimo a gasolio, adesso lo fanno anche elettrico, ha vinto a Bergamo la gara per 12 autobus, li hanno pagati la municipalità di Bergamo, la TP l'ha pagati 500.000 euro perché gli hanno fatto pure la stazione di ricarica rapida, ok? Quindi non solo l'autobus, 12 autobus. Sanzioni in consegna, la gara sarà giudicata a fine marzo. Vediamo la prossima slide, questo è Torino, la regione Piemonte, sarete ritrovati la vostra sindaca, bravissima, che si è insediata l'anno scorso, 20 autobus pagati dalla regione, li fornirà un'azienda più grande che è
cinese, avviti, verdi autobus elettrici, blu labili, questi sono i 18 metri. Fantastico, stanno arrivando i primi autobus elettrici, li pagano quindi poco più. Vediamo però il risparmio qual è, insomma, velocissimo. Un autobus elettrico a gasolio a me mi costa tra 25 e 30 mila euro di gasolio, solo di gasolio, Nino, ogni anno. Elettrico, nella peggiore delle ipotesi, mi costa 5.000-6.000 euro, ok? Questa è la differenza. Prossima slide. Vediamo a Eindhoven, ho chiuso. Capitale del Brabante, in Olanda, compra 43 autobus elettrici, vanno su strada a dicembre, ad aprile, prossima slide, hanno fatto 1 milione di chilometri in 4 mesi, 43 autobus. Di cui alcuni fanno 340 km che fanno su giù con l'aeroporto, un aeroporto molto frequentato. La prossima slide è finito. È in Toscana, questo è interessante, questo è un vostro attivista, dice ma a Firenze, cantieri e smog per sempre. Perché non facciamo come la Indo? Vediamo la prossima slide. Andiamo nella regione del senatore Girotto, in Veneto, andiamo nella regione Paprina. Paolo Rossi, il presidente della PS Ondi, stavano facendo, dovevano fare il progetto della seconda linea tranviaria. La seconda linea tranviaria li costava soltanto, la linea 1 è costata 90 milioni e la seconda gli sarebbe costata almeno 100 milioni di euro. Dice, ma io non li ho, e poi come questi tram. Quanto mi costano all'anno? A Palermo per due vignette che abbiamo fatto ci costano 12 milioni di euro. E dove sono questi soldi? Un autobus elettrico costa all'anno 6.000 euro di per non dire i cantieri, i blocchi delle strade, le infrastrutturazioni, le città che vengono, no? Meno male, le città che sono tutte le stesse. Vi ringrazio molto, vi ho rubato troppo tempo, vi ringrazio e ringrazio nuovamente l'organizzatore. Il fatto che ci sia sulle isole una centrale
pantomima. Allora, non scordiamoci, e lì io vi rifaccio quello che diceva all'inizio degli interventi, che è vero che le isole sono tutte isole perché circondate dall'acqua, ma non tutte le isole sono uguali. Nel caso di Favignana e Levanzo, proprio per la legge Bersani, essendo molto vicini alla terraferma, noi Stato, quindi noi tutti, ci costa molto meno l'elettrodotto, e non facciamo un discorso folle dove fare una campagna che promuova, blandendo i cittadini con questa azione, che è terminata ad un'impresa che diventa il monopolio. Quindi stiamo molto attenti quando si fanno queste azioni. E quando si dicono delle verità, Monica, ne ho parlato già con bellissimo intervento questo, poi vorrei prendere la parte. Dottore Vaiera, vedo che è stato letto con attenzione il decreto sulle isole minori, perché uno dei punti critici è questo, e l'altro è quello del sistema dello sviluppo energetico nazionale, sì. Che c'ha, sì, infatti in corner nel decreto è stata fatta una piccola variazione, che però ovviamente non è. Non va bene, il fatto che vanno alle aziende è assurdo, ovvio, ma io parlavo dell'interconnessione, ovviamente questa piccola variazione dell'interconnessione, perché era diretto esclusivamente alle isole non interconnesse. Non interconnesse. Fortunatamente una piccola variazione è stata fatta, nel senso che comunque varrà anche se l'isola, entro, non so, mi ricordo forse 5 anni, 2 anni, 2, 3 anni, non mi ricordo, va bene. Venisse interconnessa, quindi comunque chi volesse fare impianti non va incontro con chi invece vuole che l'isola venga interconnessa. Favignana, Movimento 5 Stelle, qua a Palermo, allora Gizzino, che questo momento non lo vedo, ma abbiamo fatto Monica con Rinegati una grossa lotta per bloccare rinnovamento di una centrale nuovamente termoelettrica. Addirittura si ampliava la centrale mettendola in una zona paesaggisticamente, guarda caso, quando si fanno queste cose le sovrintendenze subito danno i pareri positivi, e fortunatamente in questo momento c'è un tavolo tecnico che sta vagliando l'interconnessione, che speriamo che venga fatta. A questo punto passo la parola immediatamente, perché siamo arrivati tardissimo, ad Angelo Parisi del Cetri, perché che parlerà invece di lavoro, come e quanto lavoro si può creare realmente dalle fonti rinnovabili. Angelo, grazie, buonasera a tutti, sono Angelo Parisi, ingegnere ambientale. Partire con le slide. Come diceva prima l'onorevole Fochi, è da circa un anno che stiamo lavorando per cercare di dettare delle linee guida per approvare in Sicilia un piano energetico che ci liberi dalle fonti rinnovabili, quindi ci liberi dal carbonio, il carbon free. Possiamo andare avanti, quindi all'inizio scordiamo un po' di date. Quindi l'11 febbraio del 97 viene firmato il protocollo di Kyoto, che ha come scopo la riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, perché come sappiamo ci sono già delle evidenze scientifiche abbastanza numerose che dimostra che dall'aumento della concentrazione di CO2 emessa dall'uomo comporta un aumento della temperatura atmosferica, e quindi attraverso l'effetto serra l'innalzamento, diciamo, globale del global warming. Il 16 febbraio 2005 finalmente entra in vigore il protocollo di Kyoto dopo la ratifica da parte della Russia. Però stranamente gli Stati Uniti, che sono il paese, la nazione che emette più anidride carbonica al mondo, firma il protocollo di Kyoto, ma ad oggi non l'ha mai ratificato. Questo significa che dal 97 al 2017 la concentrazione della CO2 è passata da 360 ppm a più di 400 ppm. 400 era il limite fissato dai ricercatori, e sopra del quale il pianeta incominciava ad avere dei problemi irreversibili. Andiamo avanti. Sono distratto.
Quindi nel 2007 il Consiglio europeo approva la strategia 20-20-20 per l'Europa e quindi decide, quindi si stabilisce che entro il 2020 si deve ridurre del 20% l'emissione della CO2, conseguire un 20% di risparmio energetico e un 20% di fonti rinnovabili. L'Italia, dopo aver strillato in tutti i modi che se avessimo ottenuto su 20% avremmo ammazzato l'economia italiana, riesce ad avere un piccolo sconto al 17%. Ottobre 2014 si incomincia a discutere già di superare il 20-20-20 e quindi si fa la programmazione al 2030, quindi si pensa di ridurre del 40% le emissioni di CO2, del 27% di risparmio energetico e del 27% di copertura da fonti rinnovabili per consumi finali. In Italia nel 2014 finalmente, con 6 anni di anticipo, quel 17% che veniva considerato impossibile da raggiungere viene raggiunto. Quindi è stato possibile ottenere quell'obiettivo giudicato praticamente impossibile. Però che cosa è successo? È successo che dal 2014 c'è stato subito un rallentamento di nuove installazioni del 77% per il fotovoltaico e del 75% per l'eolico. Perché giustamente la politica si è premuta. Infatti nel 2014 arriva Renzi e dichiara nuovi investimenti per l'estrazione di idrocarburi più posti di lavoro in Basilicata e Sicilia. Quindi non c'è più. L'obiettivo non sono più le rinnovabili ma sono le fossili. A questo punto è il caso di cambiare questo approccio, perché superiamo questa visione di dare degli obiettivi a breve termine e poco ambiziosi, perché come abbiamo visto poi ci si culla e ci stiamo raggiungendo e quindi noi ci fermiamo. Allora abbiamo un solo obiettivo, unico, 100% di energie rinnovabili al 2050. E qui adesso andiamo a che cosa succede in Sicilia. Questa è dal bilancio energetico regionale del 2011, è l'ultima che ho trovato, ci dice come viene prodotta l'energia in Sicilia. Queste sono le fonti, come si vede il 59% è petrolio, però non dimentichiamoci, perché nel 20% di energia elettrica una grossa parte è costituita da fonti fossili, quindi c'è una parte che viene inglobata anche nell'energia elettrica. E i settori, questo è i cinque settori con le varie fonti. Il settore che è praticamente 100% fossile è il settore dei trasporti. Naturalmente questo ci fa capire che siccome quel settore vale il 47%, quindi la grossa fetta dei consumi finali e dei trasporti, se noi non efficientiamo i trasporti non riusciremo mai a raggiungere il 100%, perché possiamo fare tutto l'efficientamento energetico, possiamo installare tutti gli impianti fotovoltaici, ma il collo di bottiglia è il settore dei trasporti. L'energia elettrica, come dicevo, viene prodotta in Sicilia principalmente in queste 4 centrali. Sono 3, Termini Imerese, Porto Empedocle e Priolo, fortunatamente sono a metano. San Filippo del Mela però è una centrale a olio combustibile. È una centrale che era praticamente destinata a chiudere, quasi fallita, ma il governo nel 2014 decide che questa centrale è essenziale per la sicurezza del sistema elettrico. Questo che cosa comporta? Comporta che l'energia prodotta da una delle peggiori fonti, l'olio combustibile, quindi non stiamo parlando di fonti pulite, quindi l'olio combustibile è proprio la schifezza della schifezza della raffinazione del petrolio, avrà priorità di dispacciamento anche rispetto alle fonti rinnovabili. Quindi significa che in alcune giornate noi dobbiamo spegnere gli impianti eolici per permettere
centrale di San Filippo del Mela di restare accesa. I proprietari della centrale, nei loro rapporti, e la A2A, dicevano questa essenzialità, diciamo, finirà nel 2016, perché nel 2016 entrerà in funzione l'elettrodotto sorgente Rizziconi, che ci era stato promesso che ci avrebbe connesso con il continente e quindi ci avrebbe abbassato i prezzi dell'energia elettrica e liberato, diciamo, da questi limiti. Stranamente, fino al 31 dicembre 2017, la centrale di San Filippo del Mela ancora oggi è una centrale essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, quindi non solo oggi. Quindi, per poter fare un piano, bisogna vedere il fabbisogno energetico regionale. Quindi, qua sono dei numeri, diciamo, non vi dico di leggere con attenzione, non vi sto a tediare. Comunque, come dicevo, si dimostra anche da qui che il 46% del fabbisogno è coperto dal settore dei trasporti. Ora, come possiamo efficientare gli usi finali? Perché possiamo, sì, coibentare le nostre abitazioni, però un altro modo è quello dell'elettrificazione degli usi finali. Che cosa significa, che cosa comporta elettrificare i nostri consumi? Ad esempio, nel caso della climatizzazione invernale, se noi abbiamo una caldaia a condensazione, che tra quelle più efficienti attualmente in commercio, se diamo 100 come carico energetico con il combustibile, ci restituisce 108 di energia come calore, perché c'è il recupero attraverso il tubo. Ma se noi elettrifichiamo, quindi installiamo una pompa di calore, quel 100 di combustibile fossile ci viene restituito 140. Quindi significa che attualmente, con la copertura attuale delle fonti di fonti rinnovabili, iniziamo con la copertura del 24%, quindi questo è calato sulla Sicilia, già solo se noi passassimo alle pompe di calore aumenteremmo la 108 per quasi il 40%. Dopodiché andiamo ai trasporti su gomma, ne abbiamo parlato tantissimo, vediamo che cosa significa. Significa che con un motore a combustione interna mettiamo 100, esce 30, voglio essere ottimista. Con un'auto elettrica da 100 ci dà 40, significa il 33% in più. Però questo non deve ingannare questo valore, perché non è il 33%, è qualcosa in più del 33%. Perché? Mentre nel motore a combustione interna quel 30 è il massimo che si può ottenere, perché? Nell'uso poi quotidiano dell'automobile, noi l'automobile ci fermiamo agli stop, ci fermiamo ai semafori, i motori restano accesi, quindi in quel momento noi stiamo consumando, stiamo bruciando combustibile, ma l'auto non ci sta fornendo alcun lavoro utile. L'auto elettrica, quando io mi fermo, non consuma. Non solo, se io percorro una discesa, l'auto con motore a combustione interna resta accesa, l'auto elettrica mi ricarica le batterie, quindi recupera energia, tanto che se io percorro una, parto da una zona elevata, cioè, e vado verso valle, addirittura ho ricaricato, ho ottenuto a valle più energia di quella che ho consumato. Quindi posso ricaricare le batterie in discesa, se si può fare. È scemo, certo. L'energia recuperata non sarà il 100% di quella che poi sarà usata, però è una grossa fetta, giustamente per la ricaricare di carica di questo modo. Dipende. Io posso, nelle auto elettriche posso selezionare quanta ricarica, quanta energia voglio rigenerare, sia dalla frenata che dalla discesa, quindi posso avere una grossa fetta di energia recuperata in questo modo. Un altro sistema per efficientare è quello dell'inserimento dei sistemi di accumulo. Si dice che l'energia elettrica non può essere accumulata. Se noi potessimo accumularla, vedremo quello che succede in questo grafico. La curva rappresenta
il fabbisogno giornaliero siciliano di una giornata di aprile dell'anno scorso. Se noi potessimo accumulare quelle parti di energia tratteggiata e avere attraverso dei sistemi di accumulo, noi potremmo produrre a potenza costante per tutto il giorno, e questo significa che passerei da una efficienza del sistema termoelettrico del 47% al 55%, quindi già così potrei avere anche risparmio. Naturalmente non si può fare, però entro certi limiti si può recuperare qualcosa. E infatti l'ho capito anche l'Enel, che l'anno scorso a Ventotene ha inaugurato un impianto di accumulo per l'isola. Questa potrebbe essere una soluzione per le isole minori. E l'Enel ha installato un impianto di accumulo di una potenza di 300 kW con una capacità di 600 kWh e pensa di risparmiare ogni anno il 25% dei consumi di gas. Quindi, dopo che noi abbiamo efficientato, quanta energia ci servirebbe? Questo ci indica un po' quanta energia, quindi significa dal 30 al 40% di energia in meno a quello che consumiamo. Adesso la domanda di tutti: ma noi siamo in grado di coprire questo fabbisogno in Sicilia? Vediamo quanta energia ci serve. Allora, per quanto riguarda il solare termico, quindi per la semplicemente questo solo per la produzione di acqua sanitaria, quindi non stiamo andando oltre, basterebbero 13 km quadrati di collettori solari. E che cosa significa? Siccome la superficie delle aree urbane Fonte Istra è di 1355 km quadrati, significa impiegare l'1% delle superfici urbane. Non stiamo parlando di grosse superfici. Solare fotovoltaico, anche qui, con la superficie di 1355 km quadrati ci basta un 9%, quindi non voglio un 1% lo copriamo con solare termico, un 9% totale 10%. E arriviamo a produrre 17 milioni di megawattori di elettricità. Solare termodinamico: se noi pensassimo di installarlo in suoli già impegnati, quindi le aree libere, i lotti liberi delle ex LAS e le aree SIN, che sono in totale 91 km quadrati, potremmo installare circa 30 km quadrati di specchi. Sono stato un po' diciamo prudente in questo, e potremmo produrre 22 milioni di megawattore di calore ad alta temperatura, quindi per uso industriale questo, e 9.587.000 megawattore di energia elettrica. Eolico, sappiamo tutti le problematiche che dà l'eolico, quindi sull'eolico non diciamo, abbiamo dato nessuna nuova installazione, ma semplicemente un aggiornamento degli impianti esistenti, un revamping, e in questo modo potremmo arrivare a produrre 5.800.000 megawattore di energia elettrica. Abbiamo in Sicilia anche energia idroelettrica, non è tantissima, sono 146.000 megawattori, e poi grazie al bacino di pompaggio, il più grande si trova a Priolo, riusciamo ad accumulare 325.000 megawattori di energia attualmente. Quindi, facendo un calcolo, una somma, potremmo produrre due volte il fabbisogno di energia elettrica e due volte e mezzo il fabbisogno di energia. Quindi abbiamo la potenzialità in questo modo per produrre. Ma poi ci sono anche altre fonti da poter sfruttare, ad esempio c'è il biometano. Se volessimo pensare di produrre il biometano dagli scarti agricoli, dai rifiuti urbani o dagli allevamenti zootecnici, potremmo oggi alimentare 19.500 bus urbani. Si potrebbe fare, no? Altre fonti rinnovabili, quindi etanolo. Da uno studio del Dipartimento Foreste, attraverso la manutenzione dei boschi e le potature degli alberi, quindi l'agricoltura, possiamo produrre ogni anno circa 900.000 tonnellate di bioetanolo. E con 900.000 tonnellate di bioetanolo noi azzeriamo il fabbisogno di benzina. Quindi possiamo far circolare tutte le auto benzina
con E85, che è il butanolo che è utilizzato in Svizzera, e nella Svezia, in Norvegia, in Brasile è famosissimo per avere le auto. E non comporterebbe grossi, diciamo, sacrifici nel sostituire il parco auto. Poi ci sono le biologie, le dimentichiamo, anche qui si potrebbe pensare di andare in rotazione con le colture, ad esempio il grano, un anno, sappiamo che il grano va in rotazione, quindi noi possiamo pensare di arrivare a produrre fino a 700.000 tonnellate di bioetanolo e 800 milioni di metri cubi di biometano. Questo darebbe sostegno. Su cosa è stato tarato questa produzione? Sull'utilizzo della canapa, perché la canapa è un prodotto che riesce a conciliare sia gli usi alimentari e sia gli altri usi industriali. Dalla canapa noi possiamo ricavare anche bioplastiche, infatti una delle... è ottimista? Io lo devo dire, ho trovato queste risultati di Milano. La Canesis è una startup di Ragusa che è stata premiata per produrre bioplastico da là. Quindi noi abbiamo anche la tecnologia in Sicilia per poter sostituire. Non dobbiamo pensare al petrolio solamente come combustibile, ma lo dobbiamo pensare anche per la produzione di altre cose. La plastica, se noi dobbiamo tagliare il petrolio, poi dobbiamo vedere con che cosa sostituirlo per produrre la plastica, perché la plastica abbiamo bisogno per produrre un buon prodotto. Quindi si è pensato a un mix energetico possibile tra fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, elettrico, e quindi per quanto riguarda l'energia elettrica noi dovremmo installare 5.849 megawatt di impianto per coprire la produzione. Questo per la produzione di energia elettrica. Per l'energia meccanica, quindi per i trasporti, pensando di utilizzare il biometano, il bioetanolo per le celle a combustibili, perché già ci sono allo sviluppo, quindi il bioetanolo non viene visto solamente come un utilizzo attuale, ma viene visto anche in una visione futura. Quindi la tecnologia cambia, ci sono nuovi studi, quindi il bioetanolo, ecco, secondo il nostro punto di vista, secondo il mio punto di vista, è un combustibile che è flessibile, perché lo possiamo utilizzare oggi, potremmo continuare ad utilizzarlo anche nel futuro, e coprire quello che manca con energia elettrica. In questo caso, questo fabbisogno di energia elettrica si è pensato di soddisfarlo col solare termodinamico, perché è un tipo di tecnologia che ci permette di accumulare e quindi di dare una programmazione, perché il problema dell'auto elettrica è che noi principalmente la utilizziamo di giorno e la ricarichiamo di notte, quindi col fotovoltaico dovremmo accumulare prima l'energia e poi ricaricare. Col solare termodinamico noi potremmo accendere le centrali che ci servono di notte per ricaricare l'auto. Quanto costa? Costi impossibili. Quindi realizzare tutti questi impianti ha un costo di circa 20 miliardi 450 milioni. Questi sono un calcolo fatto elaborando i dati del GSE con costi al 2014, quindi sono dei costi destinati a scendere. Se vogliamo realizzarlo in 30 anni significa 680 milioni di euro l'anno. Come diceva l'onorevole Porti, noi ogni anno tra 2,5 e 3 miliardi di euro li spendiamo solamente per la quota di energia elettrica, gas metano e combustibili, diciamo, e carburanti per l'autotrazione. Quindi non è un costo, diciamo, ma una volta che l'abbiamo realizzato, quanto ci costa mantenere questa palla? Sempre dalla stessa fonte, elaborando i dati, circa 816 milioni di euro l'anno. Quindi noi, a fronte di una spesa di almeno 2 miliardi e mezzo per l'acquisto della componente energia, qui avremmo solo la componente energia che ci costa 816 mila euro, quindi potremmo arrivare ad aggiungere un risparmio tra 1,7 e 2,2 milioni di euro all'anno. Adesso andiamo, dopo aver visto che si può fare, abbiamo le superfici, i costi non sono insostenibili, vediamo che cosa creiamo. Quanto lavoro creiamo? Questa è la stima degli occupati diretti e indiretti, sempre dati GSE,
con quel mix di cui abbiamo parlato noi potremmo creare 5.200 posti di lavoro provvisori, quindi nella fase di realizzazione dell'installazione degli impianti, e 8.800 posti di lavoro a regime, quindi una volta che gli impianti sono stati già realizzati nella manutenzione. Per Palermo, con il dato di 8.800, proiettandolo, sono circa 1.500. Oggi, con la produzione da fonte petrolifera, gli occupati del settore petrolifero sono 2.200 addetti secondo Asso Mineraria, 3.500 addetti secondo altre fonti. Ma poi, perché non lo facciamo? Perché c'è lui che ci dice che le trivellazioni ci servono per mantenere 10.000 posti di lavoro. Quindi, concludendo, abbiamo detto, siamo in grado di diventare energeticamente autosufficienti, possiamo investire in 30 anni circa 20 miliardi, quindi mobilitare 20 miliardi di investimento non è, diciamo, qualcosa di importante, possiamo risparmiare, abbiamo creato occupazione e in più ci sono gli occupati che in questa relazione non sono stati considerati, quindi quelli della riqualificazione energetica, quelli per creare i sistemi di accumulo e le due. Tanto dire che da tutti questi interventi capiamo che il problema è fondamentalmente politico, è solo politico, quindi per questo noi del Movimento 5 Stelle ci battiamo perché tutte queste che sono soltanto slide possano diventare realtà. E anche qua il gruppo del professor Marco Trapanessers di Palermo, che anche lui parlerà di energia e lavoro e di ricchezza. Capisco che siamo tutti stanchi, quindi farò una presentazione con meno numeri e meno aspetti tecnici. Il concetto che voglio semplicemente far passare è questo. L'energia e il lavoro, su questo perfetto il titolo di questo convegno, anche peraltro dal punto di vista strettamente scientifico, l'energia e il lavoro sono esattamente la stessa cosa. E l'altra questione però, che è meno presente nella politica nazionale, o ben presente ma non viene raccontata, è sono in questo momento in guerra due culture: la cultura della centralizzazione del potere e la cultura della distribuzione del potere. Questo è, secondo me, qua viene fuori un po' la mia anima da attivista, perché lo devo confessare chi gli amici mi conoscono. È la cultura che mette su cui si basa il Movimento 5 Stelle. Una delle stelle è quella dell'interconnessione. L'interconnessione rappresenta la distribuzione dell'informazione in senso lato. Qua, se noi riusciamo a passare dall'energia centralizzata nelle centrali fossili o centralizzata nei grossi centri di produzione all'energia distribuita, noi spostiamo il capitale e la capacità di decidere da pochi al popolo, al noi. A me ha fatto impressione, devo dire, che la prima tappa del Presidente degli Stati Uniti nel primo viaggio all'esterno del proprio paese sia stata l'Arabia Saudita, il principale finanziatore, su questo hanno ragione i persiani, il principale finanziatore del terrorismo mondiale. Lui si è andato a contattare la vendita di petrolio, l'accordo sul pezzo di petrolio, sul prezzo del petrolio, e la vendita delle armi. Quando quei 58 missili sono stati spediti sulla Siria, che li poteva fermare anche Buffon, tanto erano vecchi, e hanno bombardato dei poveri cristi in Siria, che è successo il giorno dopo? Il prezzo del petrolio è salito. Quindi con 10 milioni di euro i missili, loro avranno guadagnato, adesso non ho idea, non ho seguito quel giorno l'andamento del prezzo, ma sicuramente hanno centuplicato il prezzo. Allora, detto questo, che è un concetto che dobbiamo veramente mantenere chiaro. Prego? No, anche un problema economico, c'è un problema di potere, è un problema di spostare il potere da pochi a molti. Esatto, perfettamente. E l'energia, ragazzi, scusatemi, tenete presente che è il motore del mondo da sempre.
perché gli egiziani sono stati primi? Perché usavano l'energia idraulica, perché usavano il Nilo, ci hanno insegnato da piccoli per produrre cibo e per spostare massa. Perché poi hanno vinto gli Ittiti? Perché hanno cominciato a usare i cavalli. Perché hanno vinto i Romani? Perché hanno cominciato a usare l'energia della biomassa per produrre in maniera standardizzata manufatti. Perché poi hanno vinto gli inglesi? Perché gli inglesi sono riusciti in parte per una botta di culo, scusate l'espressione, perché quando la invisibile armata stava andando in Inghilterra fu affondata dall'energia eolica, ma quello comunque non la comandava l'energia di Sacchetta, ma poi perché hanno utilizzato il carbone? Perché il carbone? Perché in questo momento gli Stati Uniti sono la prima nazione al mondo? Perché la nazione che ha le più grandi riserve petrolifere nel mondo, non c'è Iran, Arabia Saudita che tiene, e sono gli Stati Uniti che hanno le più grandi riserve. Quindi cambiare il parametro dell'energia cambia i rapporti di potere tra le persone e tra gli stati. Questo è quello che voglio cercare di trasmettere. Perché? C'entra anche con l'ambiente, ma che sono essenzialmente una questione di rapporti di potere, di politica. Le energie rinnovabili hanno un pezzo e sono buone, ma che ci sono tante altre cose, ora cercherò di essere chiaro. Per questo voglio un attimo raccontare una storia, vediamo se ci sono semi seguiti. In parte Mario Pagliaro mi ha in parte rubato un quesito, nel senso che l'ho messo qua dentro, però la storia fa parte di queste, diciamo, si strinse che in questi oggetti che sono stati inventati dall'uomo e che hanno tutta una cosa in comune, sono la batteria, la dinamo, il motore sempre, il motore ferroviario illuminato elettricamente, la radio, la prima rete ferroviaria elettrificata, la fissione nucleare, la geotermia, il primo campo solare aspetti, il primo campo fotovoltaico per i civili e la rinuncia nucleare, di cui la Svizzera adesso ha fatto, eccetera, eccetera. Vi darò alla fine la risposta. E va verso l'energia rinnovabile. Cosa manca a noi? A noi manca il fare sistema. Io su questo sono perfettamente d'accordo con Raul, perché noi dobbiamo cambiare l'approccio. Io non sono d'accordo che manchi una legge regionale e non sono d'accordo neanche che manca una legge statale, manca proprio l'approccio culturale, nel senso, noi non possiamo pensare alle energie rinnovabili in quanto energie, ci adattiamo un poco al meccanismo di funzionamento dell'energia tradizionale. Le energie rinnovabili sono energie distribuite, si deve pensare a una divisione, a una visione centralizzata, si deve passare da una visione centralizzata a una distribuita. Significa che le norme non possono essere separate. Se io devo fare a casa mia l'energia per il mio edificio, devo integrare la legge sul codice dei beni culturali laddove sono in zona di bene paesaggistico, la legge urbanistica e il regio decreto del 33. Noi ancora facciamo gli impianti con il regio decreto del 33 in tutta Italia, cioè un decreto che ha 80 anni, 85 anni. Non possiamo pensare a leggi di settore. È una legge che riguarda tutto, deve essere integrata, la visione deve essere integrata sulla base delle informazioni disponibili. Sicuramente il livello regionale ha un aspetto, ma per esempio nel caso dell'applicazione del codice dei beni culturali, purtroppo anche in Sicilia la competenza è nazionale, è vero che l'applicazione è locale, ma il codice dei beni culturali è nazionale, noi dobbiamo pensare di integrare su quello, non si applica neanche a noi. Codice, noi non possiamo modificare il codice dei beni culturali, questa è una battaglia nazionale, è una battaglia che va vista. Fermo restando che io sono convinto che alcune zone vanno assolutamente preservate, centri storici non sono così d'accordo che possiamo piazzare dovunque pannelli fotovoltaici, ragazzi, questo siamo chiari, però possiamo tranquillamente pensare a fare delle zone in cui facciamo, faccio un esempio banale, tutte le piccole isole devono avere un centro di trasferenza dei rifiuti, perché non è possibile non farlo, nel centro di trasferenza dei rifiuti è possibile pensare di insediare una produzione di qualche tipo. E
che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo rimuovere gli ostacoli. Su questo il senatore Gelotto è stato chiaro e voglio rienfatizzare. Il principale problema in questo momento per l'utilizzo delle energie rinnovabili in Italia sono gli ostacoli di varia natura, finanziaria, burocratica, tutto quello normativo, tutto quanto è necessario. L'altro aspetto è la promozione del trasporto elettrico. L'ha mostrato Angelo poco fa, in Sicilia la gran parte del consumo di fonti combustibili è il trasporto, non è la produzione di energia elettrica. Su questo dobbiamo andare velocemente verso una produzione di mezzi elettrici, sia comuni che per singoli. Bisogna fare un catasto delle linee elettriche nazionali. Su questa questione, che sembra una stupidaggine, si può cambiare anche perché le situazioni finanziarie dei comuni. Cioè, se noi facessimo pagare l'IMU non solo per le grandi linee, ma anche per la linea che passa sotto Via Libertà, perché è un'azione distribuita, incassiamo. Se noi facessimo pagare l'IMU non solo la situazione nelle piccole isole, ai produttori in maniera opportuna anche sulle reti di distribuzione, cambierebbero le finanze delle isole. Bisogna cambiare la tariffazione elettrica e bisogna introdurre un principio di responsabilità su chi scrive il decreto. Io credo che tutti siamo responsabili delle nostre azioni, oramai anche i magistrati, ma i burocrati che scrivono stupidaggini nei decreti non lo sono. Questo è un dramma, un decreto sbagliato crea un pandemonio. Il conto energia, che è stata una cosa eccezionale, ha fatto installare 7 gigawatt in un mese, poi alla fine, perché fu nel dicembre del 2010, ha fatto sì che la gran parte della produzione fotovoltaica italiana sia, eccetto la Puglia, nel nord Italia, con la stessa cifra, con gli stessi soldi che noi paghiamo oggi, avremmo potuto produrre il 45% più di energia se l'avessimo collocati al sud d'Italia e non al nord Italia. I soldi sarebbero rimasti in Sicilia, ma questo è un altro problema, anche perché anche questa è una questione che dal nostro punto di vista va discussa, perché non ha senso che noi abbiamo la sede dei servizi in via dell'Ombrone a Roma e le tasse veniamo pagate. La connessione sorgente Rizziconi, che ha una capacità di 2 gigawatt, funziona quasi sempre nella direzione opposta. Perché San Filippo del Mela sta acceso? Perché si vende energia a basso costo verso il nord del paese, perché la linea 380.000 di grande capacità va essenzialmente da Priolo verso il nord e non passa da Palermo. Non passa da Palermo perché l'unica centrale è una centrale a gas di Termini che serve per la Sicilia occidentale, e le altre centrali che sono da quel lato servono ad alimentare il nord del paese. Si produce energia qua, si vende là e si incassano le tasse nelle sedi sociali, cioè no. No, noi ci prendiamo l'inquinamento, noi ci prendiamo i costi sanitari. Non ha senso vedere quali sono i dati epidemiologici di San Filippo del Mela o di Priolo o di quant'altro, perché questi vengono tenuti nascosti, ma è una cosa allucinante questa. Quindi bisogna cambiare il meccanismo di tariffazione elettrica e di flusso dei rientri da parte dell'industria elettrica. E bisogna mettere in conto anche in maniera estremamente importante la parte relativa all'energia prodotta per il riscaldamento e il raffrescamento sostenibile. Anche questo l'ha già citato il senatore Girotto, ma è un punto critico. L'altra grande parte di energia che noi consumiamo è per riscaldare e raffreddare gli edifici. Questo va gestito forse in una maniera un po' più su scala grande. Francesco, l'Enea su questo ha grandissima esperienza, è l'ente di riferimento che da 30 anni, da quando l'ultima A ha cambiato nome, ha cambiato significato. Non so se vi ricordate qual era il significato dell'ultima A, questo è inciso. L'ultima A, questa era dove era stata. Allora, la A significava atomica, era l'ente nazionale per l'energia, Siccome l'Italia è inciso, poi adesso. Per inciso, noi ci piangiamo addosso, ma se sapessimo fare il sistema, il primo popolo che ha votato per l'abbandono dell'energia nucleare è il popolo italiano, con referendum, non con un atto parlamentare, con referendum. E i 4 referendum dell'epoca passarono tutti al 90%. Se quella occasione fosse stata sfruttata per fare altre cose, non per prendere tangenti sull'import del carbone, del petrolio, ne avremmo avuto un'altra storia. Ma comunque, non occuperai. Esatto. Allora, sto finendo.
Ho 3 minuti e chiudo. Guarda, queste sono le principali tecnologie, quella a destra è essenzialmente quella centralizzata, perché è quella che mette in mano a pochissime persone il potere, le altre sono tutte quelle che noi vorremmo promuovere. Salto questo e arrivo all'altra questione: i vantaggi delle energie rinnovabili e gli svantaggi di quelle tradizionali. Andiamo su quelle tradizionali. Sono centralizzate, quindi pochissime persone controllano la nostra vita. Se la Russia decide di lasciare l'Ucraina a freddo, lo fa, e chiude l'Ucraina, perché loro si riscaldano con gas del petrolio. Porta risorse all'estero, cioè quando io pago la mia bolletta, questi soldi vanno all'estero, mentre invece se io spendo 2 miliardi per i miei pannelli fotovoltaici, c'è una cosa mia che mi metto sul mio tetto e che mi rimane. Si dice in gergo particolare, uno va in conto esercizio, l'altro va in conto capitale. Le energie tradizionali alimentano le guerre. Noi andiamo in Medio Oriente a difendere il petrolio e non andiamo nel Sudan a difendere quei poveri cristi che sono scannati, perché il Sudan non c'ha non c'è il petrolio. Si parla di Boko Haram perché la Nigeria c'ha il petrolio. Se non l'avesse, quelle ragazze che stavano là scampavano per i prossimi anni. Vabbè, a parte che inquina, questo è banale, è debole in caso di incidente. Fukushima lo dimostra. Se c'è un terremoto, una delle prime cose che fa il dispacciatore nazionale è che blocca le linee elettriche. Se invece noi avessimo una distribuzione di energia dovunque, potrebbe tranquillamente reggere la rete. Si chiama resilienza quello. Esattamente. E poi strategicamente debole. Dipendiamo da altri. Mentre invece quelle sono energie locali. A me infatti non piace molto le energie rinnovabili, non perché non siano rinnovabili, ma perché sono essenzialmente locali, sono nostre, non dipendiamo da altri. Che deve fare Ugo? Non si vede in alto. Cioè, la domanda era, è messa là sopra? Si pensa. Che deve fare Ugo? È là sopra, scusate. Che può fare Ugo? La prima cosa che deve fare è vincere. Diciamo, questa è la prima commissione. Dopodiché, su molti questi problemi, di questi problemi nazionali, è più un problema del senatore Girotto, è più un problema di Ugo. Però Ugo può dare sicuramente un grosso contributo, perché può sicuramente modificare il regolamento urbanistico. Non so se vi passa, ma cominciare da prima una discussione con la regione su questa questione. Può promuovere il trasporto elettrico in città, quindi sostanzialmente consentire alla ZTL di passare col trasporto elettrico. Può appunto dare un piano del trasporto sostenibile e può fare anche un piano locale del raffrescamento e del riscaldamento sostenibile, cioè mettere in grado alle abitazioni di riscaldarsi e raffrescarsi in maniera sostenibile, con combustibili sostenibili. E la storia che avevo raccontato prima, che cos'erano quelle cose? Quella roba che vi avevo mostrato? Questa roba di qua è tutta italiana e molta di questa roba è siciliana. La batteria l'ha inventata Volta, Alessandro Volta. L'elettrofisiologia l'ha inventata Galvani, la dinamo l'ha inventata Facinotti, il motore a sincrono l'ha inventato Galileo Ferrarsi. Il primo teatro illuminato elettricamente è un piccolo teatro della Toscana, il primo grande teatro illuminato elettricamente è la Scala. La radio l'ha inventata Guglielmo Marconi, che per inciso non fu ammesso all'università italiana perché c'erano quel numero di e quindi naturalmente lo cacciavano. La prima rete ferroviaria elettrificata, che fu un cambiamento epocale, perché è il primo trasporto elettrico di natura globale, è italiano. La fissione nucleare l'ha inventata in italiano. La geotermia l'ha inventata in italiano. I principali impianti di utilizzo di energia geotermica sono in Toscana, all'Altarello. Per il ciclone non si potrebbero fare più, perché appena fatto un buco a Vulcano mi spara la soprintendenza, ma quello è un problema di fare sistema. Il primo campo solare a specchi è stato fatto in Sicilia, ad Adrano. Il primo campo fotovoltaico per usi civili, già lo citava Mario Pagliari, è stato fatto a Vulcano. Io posso dire che c'era, mio zio faceva le opere civili, mio padre lo fece autorizzare, quindi ero là, c'ho le fotografie, non le ho portate, mi ero prendendo di quel campo solare fotovoltaico, che però per inciso dava le batterie al piombo, perché all'epoca non era disponibile in alto. E ripeto, la prima rinuncia al nucleare è un atto del popolo italiano, non del Parlamento, ma del popolo italiano. Allora, se avessimo la capacità, non la Svizzera, noi 40 anni prima l'abbiamo fatto la Svizzera, l'abbiamo fatto 30 anni prima nella Germania, la Francia non l'ha fatto.
E se noi avessimo la capacità di mettere a sistema e di cambiare l'approccio politico alla gestione dell'energia, cambiamo la storia di questa terra e di questo paese e di questa città. In particolare vorrei dire una cosa a proposito del professore Marco Trapanese, che si sta occupando di un aspetto molto importante che è emerso durante le conversazioni di questo gruppo di lavoro di energia, ossia lo stato di salute delle dighe siciliane, che sta facendo un approfondimento. Ecco, le prime cose che vi posso dire, ecco, che sono accessibili e comprensibili a tutti, è che le nostre dighe non godono di ottima salute, a parte le incomplete, a parte le complete inutilizzate, quelle gestite sono spesso poco, scarsamente manutenzionate, e quindi oltre agli aspetti della sicurezza che sono delegati allo Stato, la pulitura del fondo delle nostre dighe è stata tralasciata per moltissimi anni, e questo non consente il loro riempimento fino alla vera capacità di accumulo di acqua. Questo per noi è un danno sia nella ricerca di disponibilità di fonti idroelettriche, nonché di accumulo di acqua, perché dobbiamo ricordare che i grandi accumuli non privati, quindi non quelli delle batterie, ma quelli che riguardano gli usi civili e gli usi comuni, andranno fatti con dei grandi serbatoi idrici, quindi magari delle dighe esistenti. E quindi stiamo anche percorrendo questo, stiamo affrontando un approfondimento in questo settore che sta curando il professore Trapanese. Se c'è qualcuno ovviamente che ha degli spunti o vuole partecipare, è benvenuto. Passiamo la parola a Cappello. Allora, rapidamente presento il Cappello, che rappresenta l'Enea Sicilia con l'Alta Variabile, diciamo. Dato che è variabile, diciamolo, leggere Cappello. Parlando dell'A variabile, diciamo che lui è un obiettore di coscienza, perché lui è un ingegnere nucleare, ma in effetti ci parlerà tanto di rinnovabili. Importantissima cosa, nel programma di Palermo abbiamo pensato ovviamente all'istruzione, e l'Enea ci darà una mano, per come già abbiamo parlato con Francesco Appello. Gli do la parola. Ringrazio Roberto che ha organizzato, e con cui abbiamo pure collaborato, no? In questi anni. E non ci sarà il tempo di dire tutto quello che piacerebbe dire, perché sono stati interventi interessanti e discussioni importanti anche. Però ci vorrebbero tante precisazioni, perché essendo l'osservatore privilegiato, perché come capite l'Enea viene chiamato in caso alla regione, sono al comune, collaboro, vedo normativa nazionale, regionale, bilanci, conosco persone, la gente in gamba è ovunque, come la gente imbecille, guardate, è pure ovunque, e quindi questo per spezzare, come? E ora poi incendiamo, sì, ma quella va vinta, che funziona di questo modo, poi ne parliamo più, se non c'è il tempo. Però per dire che trovo gente di buona volontà, e con gli stessi argomenti che ho sentito in queste ore, anche al comune, anche in regione, anche a livello nazionale, cioè se dovessi dire in qualche modo, non intendendo solo politicamente, il senso politico, ma i 5 Stelle sono ovunque, cioè ovunque c'è gente che pensa all'ambiente, che pensa, quindi non cerchiamo di partire con questo concetto, e quindi di cercare sempre nei posti dove c'è l'interesse politico, organizzativo, eccetera, cercare le persone, perché poi alla fine si trova. E mi piacerebbe partire ancora più a monte, però, da una presentazione, non so se riuscirò a fare tutta la presentazione, ci darà sicuramente il tempo, mi piacerebbe, perché vi assicuro che potrebbe essere utile, però non ci sarà il tempo di farlo. Partire da una cosa che diceva il senatore Girotto, riguardo all'economia, riguardo alle banche.
Allora, il mio pensiero, sfido, ma sfido nel senso cerco qualcuno che mi controbatta. Tra l'altro da ingegnere è facile, non sono economista, però credo che ci sia una discrasia tra sistema finanziario e PIL, tra rendita finanziaria e PIL. Noi diamo per scontato che la mettiamo i soldi in banca, c'è un interesse, no? Cioè, anzi, in questo momento, per chiudere il discorso che diceva mi pare sempre il senatore, diamo i soldi alla banca. La banca non fa investimenti industriali, li metti, compra botti. Lo Stato viene da me, deve pagare gli interessi sui botti, io pago lo Stato per gli interessi sui botti, che li dà alla banca, che dà gli spiccioli a me, e si dà a questo punto, venendo in Sicilia, me le metto sotto il mattone, perché alla fine l'attore sono sempre io. Cioè, se io vado alla banca, sarebbe normale uno Stato, la banca li fa girare e crea economia, interesse, ragione sull'investimento, ci va l'imprenditore, no, questo d'altro canto devo dire come siamo messi, c'è lo Stato, c'è tutti, abbiamo bisogno di avere pagato, di avere comprato questi botti, perché altrimenti non siamo messi bene. Quindi alla fine per altri versi è un cane che siamo andati. In generale mi viene da dire, avendo una visione della vita estremamente laica, e lo continuo a ripetere, mi accorgo in tutti i seminari, non voglio offendere i credenti, ma per me non c'è niente prima e non c'è niente dopo, mi dispiace, ci convivo, è così, è normale, capita a tutti, capita a tutti gli animali, capita a tutti quelli che vanno, non c'è niente prima e non c'è niente dopo. Guardate che convincersi di questo e avere una visione di questo tipo ti fa pensare, oh, sistemiamo le cose in questa vita, cerchiamo tutti di sfangarlo al meglio. Chiaro, non è questione di essere figli di Dio o fratelli, cerchiamo tutti di stangarla al meglio, perché è l'unica occasione che finisce male, perché fin quando mi vedo giovani, ma mi posso assicurare che appena fai 60 anni comincio a pensare diversamente nella vita. Vi invito a pensare, cerchiamo di stangarla tutti al meglio. E allora questo non si sposa bene con la finanza, con il sistema finanziario che abbiamo, con la rendita intergenerazionale, con un pagamento di un riconoscimento di valuta che va al di là del valore di PIL creato da questa generazione che ogni anno è su questa terra. Per cui se io do un certo numero, un quantitativo di soldi a qualcuno, 40, 50, 60 milioni di buonuscita a Luxottica o a qualcun altro, non mi viene però il nome, e continuo che la significa impegnare le generazioni che verranno a pagare il debito, cioè impegnare i miei figli a pagare il debito o i nipoti, pronipoti a pagare il debito. La cosa non funziona, funzionava bene, non ce ne siamo accorti, perché la rendita finanziaria aumentava, però contemporaneamente aumenta il PIL, no? E quindi aumenta il valore prodotto, la rendita, il PIL riesce a pagare in qualche modo gli interessi di tutti, compresi quelli nostri stessi, che messi in banca, per noi è una cosa naturale, che messi in banca generano ricchezza. Io metto 10 euro in banca, l'anno dopo faccio conto pari 11 euro, ma con l'euro in più che mi, con quale ci compro, un quarto di pacchetto di sigarette, non l'ho lavorato io, qualcuno deve averlo lavorato per conto mio. A noi sembra una cosa normale che coinvolge tutti, però guardate che fino a un certo secolo non era così. Fino al 1200-1300 lo facevamo fare agli ebrei, perché non era peccato in qualche modo prestare i soldi e darli in prestito da usura. Poi Montepaschi fece scuola e ora ha chiuso scuola. Quindi guardiamo a questo, perché è un punto essenziale, non c'è tempo di estendere a tutto. Tutte le cose. Però, ripeto, quel discorso fondamentale, cerchiamo di spangare al meglio tutti la vita, è un buon viatico per leggere anche dal punto di vista politico l'organizzazione, quale potrebbe essere l'organizzazione sociale. Va bene, poi non lo so, mi ero segnato alcune cose, riguardo a Bravura, poi il primo reattore nucleare in criticità in Italia. Fermi ha scoperto il fatto che potevamo controllare la reazione, ma il primo reattore in Italia l'abbiamo portato in criticità noi qui a Palermo, nella GN201 Costanza. Non lo dire a quelli di Frascati, no? Sì, ci fu una diatriba, però perché in effetti risulta ufficialmente a Roma, ma se lei lo qui ovviamente non poteva resistere, già era pronto,
perché venne comprata appositamente per non far risultare il primo a Palermo, venne comprato un cemento di quello palermitano e venne portato a Felicità, in Felicità a Roma. Giusto per essere, lasciare tutti tranquilli, il materiale chissimo. No, il cobalto c'è. Cioè, il cobalto c'è, era all'università e non lo sanno. No, ci sono due impianti, no, c'è, però c'è, no, c'è, no, c'è, il cobalto è là, è un impiantino piccolo da 500 milliwatt, quindi stiamo parlando, e non produce energia elettrica, serve soltanto a scopo sperimentale per rilanciare questo foglioline d'oro o altri dispositivi. Abbiamo pure una sorgente a cobalto, però la ricerca è ricerca, non sono pericolose, le cose più gravi sono l'attentato che sono l'altro giorno con i due bambini. Abbiamo altre cose va bene, poi che cosa c'era? Ho sentito auto elettriche e ricariche. Ha già il dirigente generale precedente all'assessorato dell'energia, dipartimento dell'energia, era in contatto con i distributori di energia per vedere di far mettere le centraline, non so a che punto siano, penso siano andate avanti, però con la lentezza che non dipende poi a un certo punto neanche dalla regione, perché entra nel discorso statale, cioè, e col discorso soprattutto finanziamenti, vi posso assicurare piste di controllo, spesa, controllo della spesa, clausole, vincoli, insomma diventa complicato pure per la regione riuscire a spendere soldi, con la sicurezza di non venire poi beccati, ripresi, ma non per disonestà, proprio per complicazione proprio nello stato delle cose. Poi qualcuno mi diceva il petrolio, perché fare fonti rinnovabili? Ma perché la cosa più semplice che mi diceva il mio professore di impianti nucleari, perché è un peccato bruciare il petrolio, è un peccato, perché è un concentrato di chimica che ci serve per le medicine, ci serve per la plastica, ci serve per i vestiti, per le fibre di carbonio, cioè, alla fine ci serve per tutto, ed è un peccato prendere una cosa così importante e bruciarla, è una follia, però finora ne abbiamo avuto bisogno e noi tutti qui dentro siamo figli della generazione che ne ha fatto uso, e se siamo qua vestiti, abbiamo studiato, lo dobbiamo al petrolio, lo dobbiamo al vino, lo dobbiamo alla finanza. È il momento però di cambiare, perché ripeto, in un sistema chiuso, quando il PIL non può crescere più, tutto il sistema va in crash. In questo momento si sta cercando disperatamente di mantenere il vecchio sistema, vendendo armi, trovando altre cose che riescano a far fare PIL. Però non prima o poi arriverà tutto questo aspetto. Va bene, e ci ho detto rapidamente, tanto chi vuole poi posso pure lasciarlo. La presentazione, che poi è un riassunto di quello che veramente mi piacerebbe dire. L'ultima cosa importante, in merito alla complicazione burocratica, qualcuno parlava Marconi poc'anzi, no? Alla fine dell'Ottocento Marconi sperimenta il fatto che si può passare la collina, il colpo di fucile, eccetera, eccetera. Nel 901 mi pare già prova il collegamento transatlantico con l'America. E in quel periodo, qualche anno dopo, ci sono in Europa 600 radioamatori o 400 radioamatori, perché e comunque c'è bisogna chiedere l'autorizzazione, bisogna le valvole, perché ovviamente ne escono il trio, l'autorizzazione, il bollino delle macchie, a pagare, l'autorizzazione del ministro della guerra per avere. In America non ci sono radioamatori. 10 anni dopo, in America c'erano 25.000 radioamatori, in Europa c'erano 1.200, cioè c'era certo che non avevamo bolla, così. Poi capita bene che 25.000 radioamatori significa sperimentare, portare innovazione, e quindi siamo figli alla fine delle radio americane, delle terodina, la super terodina, cioè siamo figli di buona madre, nel senso che quel sistema di organizzazione che abbiamo in Europa, non soltanto in Italia, perché poco fa vi dicevo i fondi europei sono anche figli, o la lentezza è figlia di un'eccessiva ormai complicazione. Quindi. Vabbè, in quello che vi volevo dire, ripeto che non ci sarà il tempo di dirlo, era un po' sulla parte efficienza energetica, le fonti rinnovabili, fortunatamente avevo visto che ne avrebbero parlato altri. Allora, riguardo anche alla CO2, non ci entro, semplicemente vi dico soltanto che attualmente consumiamo
18 metri per un chilometro, 18 metri d'altezza per un chilometro all'anno per far funzionare la Sicilia di petrolio equivalente. Questo è quello del quale, di cui ha bisogno la Sicilia per funzionare. Abbiamo parlato, avete parlato del budget sharing, qualcuno ha accennato i 20-20-20. Ecco, per la Sicilia è il 15-9-20-20, si parte da un bilancio regionale, c'è una legge, una direttiva della comunità, c'è il recepimento nazionale, viene, viene diviso il carico fra tutte le regioni. Alla Sicilia diciamo, costa il cui deve raggiungere il 15,9% del primo dei tre numeri, 15,9%, cioè 0,159 nel rapporto fra energia consumata negli usi finali da fonti rinnovabili diviso l'energia consumata in totale negli usi finali, non da fonte rinnovabile, più fonte rinnovabile. Tutti gli usi finali, tranne i trasporti non dipendono dalla regione, i trasporti ci pensa lo Stato che piano piano sta inserendo biocombustibile nel, nel gasolio. E da questa, da queste, dalle fonti rinnovabili, da, anche prima per la verità della, della direttiva e del Pannescesi, per motivi anche di economia, di, perché i tedeschi erano pronti e quindi a livello comunitario si lancia, bisogna premere molto sulle fonti rinnovabili, partono le fonti rinnovabili e partono i finanziamenti, no? E nel 2009, 2010, 2007, 2011 abbiamo avuto il boom delle fonti rinnovabili, abbiamo messo l'eolico, boom che ci ha permesso di arrivare. Ora lo dico, però prima di arrivare volevo sottolineare, guardate quel pezzettino verde che vedete in basso nella linea, quella, la parte verde è la parte di energia elettrica che noi esportiamo verso il continente ogni anno, guardate che si va dal 73 al 2015 l'ultimo anno che è segnato, ne esportiamo poco, l'1,5, il 2-3%, serve perché come scorta in effetti per certi versi. Non è soltanto per i motivi che veniva detto, perché le raffinerie che ci hanno regalato, perché ovviamente l'hanno messa in Sicilia nei posti, però io ho parlato con docenti universitari di tutto rispetto che venivano da Piova da Gallo e che mi dicevano là si sarebbero morti di fame se non avessero, se non avessero visto, si sarebbe morto di fame se, ai tempi non si facevano caso. Ora che io passavo, dicevo poc'anzi, passavo da Piola e vedevo un torrente verde, avevo 9 anni, un torrente, e mio padre lo diceva, oh, guarda che qua è tutto inquinamento, però allora, guarda, io non lo sto dicendo, però non lo sto dicendo, sto dicendo ogni cosa e quindi adesso vanno tolte, ma io andrebbe tolto tutto, perché solo che non è possibile farlo immediatamente, ma andrebbe tolto tutto, perché se ci andate, guardate, gli aspetti archeologici, gli aspetti turistici, perché guardate, vi ricordo pure, che l'energia, come diceva Angela, ci costa 2, 3, 4 miliardi l'approvvigionamento della Sicilia. Qui il siciliano era alcuni anni fa di 80, 84 miliardi, adesso sarà 65, 70, è calato. Quindi l'energia non è il fine, non è il fine, l'energia è un mezzo, noi dobbiamo fare PIL, e PIL significa alla fine, è una parola cattiva, può sembrare, ma per altri versi PIL significa lavoro, poi alla fine. Che è poi il motivo che oggi c'è scritto, no? È il lavoro che cos'è? Dobbiamo avere una visione di sviluppo della Sicilia, cosa il turismo, l'agroalimentare, e io penso che siano due settori fortissimamente tragnanti, devono essere questi, poi ne possiamo avere altri, ma io penso che fondamentalmente siamo questi. Ok? Sì, non c'è tempo, vi lascio io la presentazione, però le scorrerò proprio rapidamente. Le fonti rinnovabili, è finito, sono finiti i soldi, lo vedete in rosso, si è stabilizzato, non facciamo più fonte eolica e fotovoltaica. Siamo saliti tremendamente con i valori persi, lo vedete in rosso rispetto a quelli blu, i dati reali in rosso rispetto a quelli blu, che erano la pianificazione energetica, sono addirittura per il fotovoltaico 100 volte di più di quello che avevamo previsto nella pianificazione energetica. Quindi abbiamo raggiunto, sembra che abbiamo raggiunto, a livello nazionale. Tra l'altro tenete conto che il Pannescesi non è soltanto energia elettrica, con l'energia elettrica ci hanno superato il 26% della fonte rinnovabile sul fabbisogno energetico siciliano, ma complessivamente sulle fonti rinnovabili di tipo termico e di tipo elettrico, ora lo vedremo, se siamo al 16%, siamo all'11% rispetto al 15,9% che dovremmo raggiungere
nel 2020 come rapporto che vi dicevo. E c'entrano pure le fonti rinnovabili, fra cui le pompe di calore. Vedete qua, noi nel 2014 avremmo dovuto raggiungere il 10,8%. Nel 2016 avevamo dovuto raggiungere il 10,8%, ma già nel 2014 abbiamo raggiunto l'11,6% grazie a tutti gli impianti a fonte rinnovabile installati, eolici e fotovoltaici. E quando dico grazie, non trovate me un più acerrimo nemico dell'eolico bestiale. È senza logica, è senza logica. E lo dico per il grande e lo dico per il mini eolico. Sono filmato di microissimo eolico, studiando, e lui è testimone, perché io l'ho detto pure, Roberto, studiate allineamenti, sistemi, zone dove il microeolico sia interessante come anche abbellimento, perché può essere un abbellimento dal punto di vista, che non sia che si vada in un territorio e non si trovi una logica, perché l'occhio umano vuole una logica, e noi campiamo, ripeto, di turismo, che poi significa agroalimentare, trasporti, autobus, tutto, manutenzione, significa tutto. Ok, quindi abbiamo raggiunto, però le prospettive, guardate, non c'è il tempo di spiegarle. Per noi Sicilia, al 2020 le prospettive non sono buone, non raggiungeremo sicuramente il 15%. Sono finiti i soldi in questo momento dell'eolica e del fotovoltaico, le bollette sono rincarate sull'energia elettrica, sta cambiando il sistema tariffario in peggio. Prima c'erano le fasce sociali che stanno, guardate, non ci vorrebbero, perché mi piacerebbe avere 4 ore insieme a loro e discutere un pochettino di quello che si è detto e di tante altre cose che sono. Non lo raggiungeremo, e anche a livello nazionale, guardate che ci sono problemi, lo vedete, le curve, guardate le tre curve in basso. Cioè i dati di produzione sono leggermente calati, anche perché le fonti rinnovabili sono aleatorie, dipendono dalla stagione ventosa o dalle dighe, sono calati. Ora poco fa sentivo, abbiamo raggiunto tranquillamente il 17%, perché a livello nazionale abbiamo già raggiunto il 17%, grazie fondamentalmente alle fonti, sicuramente alle fonti rinnovabili di tipo elettrico, fotovoltaico ed eolico. Quello termico, l'obiettivo termico non l'abbiamo raggiunto, è non quello. Però complessivamente non ci fa niente, grazie all'elettrico abbiamo raggiunto il 17% a livello nazionale, con una, anche superando, anche non tenendo conto della quota di trasporti dovuta al Ministero, della quale si occupa il Ministero. Però guardate che il 27% al 2030, mettiamo una scommessa, se non buttiamo di nuovo ancora soldi per realizzare, non lo facciamo, non lo raggiungiamo. L'unica cosa, anche dal punto di vista, è offendito, anche dal punto di vista, però l'unica cosa che tra l'altro si sposa invece bene con il lavoro, guardate che è la manutenzione. Se io sento parlare di sviluppo sostenibile, non c'è stato il tempo manco di parlare, guardate che noi andiamo all'equilibrio sostenibile. Equilibrio sostenibile, tra l'altro con il pianeta non può essere diversamente. Equilibrio sostenibile significa manutenzione. E il, guardate, la manutenzione è sinonimo di efficientamento energetico. E l'efficientamento energetico non c'è, mi fermo qua, c'era un macello di altri lucidi, mi fermo qua soltanto per dire, guardate, porta lavoro. Poco fa sentivi i numeri, 7.000, non so, guardate che 7.000 posti, 7.900 posti fra diretti e indiretti. Nel 2013 il rapporto ENEA sugli sgravi, sui soli sgravi fiscali del 65%. 8.000 posti di lavoro sono soltanto perché le chiusure trasparenti, solo in Lombardia. Quindi stiamo parlando di numeri completamente diversi. Dai, con la fonte rinnovabile. Io ho, guardate, l'altro in Sicilia ne abbiamo fatti 664 posti equivalenti, grazie alle chiusure trasparenti. Tenete conto poi che anche qui, da dove compriamo i vetri, dove compriamo certi prodotti che vengono poi sempre dal nord, diretti e indiretti. Così ho finito. Soltanto per dire che di tutto quello che è stato fatto, poc'anzi, dalle fonti rinnovabili, a noi non resta niente. Soltanto se facessimo
il fotovoltaico diffuso su tutti i tetti, tra l'altro ci occorrerebbe e ci occorrerà farlo se facciamo regolamenti edilizi nei quali imponiamo di farlo sui tetti anche degli edifici esistenti, perché su quelli nuovi o in forza di costruzione già è obbligo di legge. Ora i costruttori qua con i quali sono in contatto cominciano a capirlo, nonostante i comuni qua non obblighino in Sicilia ma da altre parti sì, a installare, ora cominciano, vogliono che si rispettino le regole che per legge già esistono di installazione e di copertura da fonti rinnovabili termiche da lei. Sarai costretto a perdonare gli argomenti, da una parte diciamo, mi dà soddisfazione che sono caldi e sentiti. Gianni, tu volevi dare un commento? Solo una cosa, perché l'ho sentita già due volte, il discorso che abbiamo raggiunto il 17% di penetrazione di rinnovabili nel fabbisogno nazionale. Sì, formalmente è vero, però ricordo per l'ennesima volta che questo è, a parte, è dovuto anche alla crisi energetica, a parte l'efficientamento, ma attenzione, c'è un colposissimo errore scoperto dall'Istat, un colposissimo, veramente grosso errore nei dati di partenza, e questo ha fatto sì che poi il calcolo del 17% sia stato estremamente facilitato, per cui ricordiamoci, cioè questo errore, ribadisco, è scoperto dall'Istat, quindi super ufficiale. Quindi l'abbiamo raggiunto formalmente, ma basato su un errore molto errato. Quello delle biomasse legnose, che sono state calcolate molto un terzo rispetto a quelle reali. Sì. E allora per finire. Maggiore ragione. Non lo sapevo per il sistema competitivo potesse. Francesco, velocemente, siccome noi come a Palermo abbiamo detto che vogliamo assolutamente come comune continuare a intensificare quello che è il dialogo con l'università, il professore Pantano ci illustrerà quali nel piccolo diciamo cose sono state fatte all'Università di Palermo e in effetti quello che si dovrà fare come interventi per aumentare i costi di lavoro. Buonasera a tutti, voglio parlarvi del ruolo dell'università nella transizione rapidissima che si compierà nei prossimi decenni verso una un'economia basata sulle energie rinnovabili. Gli esperti mondiali ritengono che il 70% della produzione nel 2040 verrà dalle energie rinnovabili, quindi si tratta veramente di una transizione epocale, di un cambiamento che avverrà in tempi molto brevi. Al quale le università italiane devono cercare di contribuire costantemente, in particolare in Sicilia. Noi tradizionalmente come università ci siamo occupati di alta formazione, ricerca scientifica, quindi modernismo. Tuttavia negli ultimi decenni è stato introdotto il termine terza missione per indicare l'obiettivo che si è posto all'università di perseguire la valorizzazione, l'impiego nella società quindi una ricaduta della ricerca, in particolare per lo sviluppo sociale, culturale ed economico. Io in particolare ovviamente darò una declinazione relativa all'aspetto che ritengo più vitale, perché il termine è un po' ambiguo, quello di terza missione. Mi riferisco alla tipologia di trasferimento tecnologico, quindi è l'aspetto relativo alla commercializzazione di tecnologie prodotte in ambito accademico, e questo può avvenire tramite spin-off. Io diventerò
l'attività, i diversi spin-off dell'Università di Palermo che riguardano solamente però le rinnovabili, o i partnership con aziende, oppure la vendita di brevetti in prodotti dall'università. Oppure un altro aspetto è il trasferimento delle conoscenze tramite tirocini, per esempio il corso di ingegneria meccanica nel quale io insegno. Noi abbiamo messo nella laurea magistrale, nell'ultimo quadrimestre, interamente dedicato ai tirocini, quindi 24 crediti interamente in azienda, per cercare di dare subito un'interfaccia fra lo studente e il mondo del lavoro siciliano, ma anche stipula di contratti di ricerca o di consulenza. Poi un altro aspetto può essere la partecipazione in incubatori o consorzi, e partirò infatti poi appunto con il consorzio ARCA, che sta facendo almeno per la realtà siciliana un importante sta assolvendo un importante compito. Comunque in Sicilia molto più che in altre regioni questa attività, questa terza missione è importante, perché la Sicilia intanto è arretrata dal punto di vista dello sviluppo industriale, è accomunata con tutte le regioni italiane comunque da un livello di tassazione elevatissimo che impedisce comunque un alto investimento in ricerca e sviluppo, quando gran parte dei nostri guadagni vengono erosi dalle tasse, diventa difficile poi investire un 10-20% in ricerca e sviluppo per rimanere competitivi in una società globalizzata e sempre più competitiva, con costi e prodotti sempre più bassi. Quindi la Sicilia comunque, nonostante questi innegabili svantaggi nel mondo delle rinnovabili, può essere competitiva, sia perché gode di una posizione geografica privilegiata, ma anche perché comunque c'è nel popolo siciliano una capacità comunque di adattarsi all'attività innovativa. I nostri studenti, quando vanno all'estero, possiamo per esempio citare il ragazzo è andato in Svizzera, il nostro cittadino è andato in Svizzera, che ha anche parlato dell'università, di come l'università in Svizzera riesca a far parlare molto bene università e mondo del lavoro. Quindi uno degli aspetti, uno dei modi in cui l'Università di Palermo ha contribuito alla creazione di imprese, quindi alla creazione di lavoro, partendo dalle rinnovabili, è sicuramente il consorzio ARCA. Vado molto brevemente, visto che siamo in ritardo. Comunque è nato nel 2005, è un consorzio in parte quindi con società dell'università, in parte privato, ma vive in simbiosi dell'università, tramite anche la start-up. Produce ogni anno diverse start-up e diversi spin-off. Dico, lo spin-off è una start-up che ha il cui prodotto nasce da ricerca accademica, però in maniera un po' più ristretta. Comunque lo spin-off coinvolge di solito dei professori o dei ricercatori. Il consorzio ARCA comunque si occupa anche di progetti come il solare a concentrazione, al quale adesso sto cominciando pure a collaborare, anche detto solare termodinamico. Ma passiamo un po' agli spin-off, alcuni di quelli che sono passati, solamente quelli che sono passati da ARCA e che si sono occupati di rinnovabili. Questo per dare un'idea di come la ricerca universitaria già adesso abbia dato dei frutti in termini di creazione di posti di lavoro,
Certo, si tratta ancora di aziende piccole, quindi con pochi addetti, ma se un'amministrazione regionale, nazionale aiutasse lo sviluppo del settore, sicuramente possono crescere velocemente. La T-Wonder è il mio spin-off, poi vedremo anche i Labs, SDSpin, gli ultimi tre non ne parliamo, comunque esempio Geon si occupa di geotermia. Io sono tornato dagli Stati Uniti nel 2004 con la voglia di contribuire comunque allo sviluppo della nostra cara Sicilia. Ho creato, inizialmente ho occupato di materiali nanostrutturati, però successivamente ho voluto anche creare uno spin-off che andasse a che si occupasse anche di rinnovabili, perché volevo che ci fosse una ricaduta della ricerca nell'ambiente lavorativo siciliano. Quindi nell'ambito delle rinnovabili vi farò vedere, ho ideato una turbina eolica di nuova ideazione, un palo telescopico per turbine eoliche che è di grande interesse soprattutto per le isole. Con lo spin-off Wilcons stiamo lavorando su una turbina idraulica innovativa per acquedotti e poi ho accennato, sto lavorando anche sul solare a concentrazione. Sì, infatti manda il primo video. No? Allora vedremo dei video per far vedere comunque il lavoro verso con l'università si può fare, ma ovviamente Antonio qua ma anche Marco Trapanese me lo potrà assicurare che ovviamente siamo una goccia nel mare. Secondo che i video non si convogliono a partire. Una finestra di ciclore, ok. No, ma sono piccoli filmati di piccole sperimentazioni. Ah, sì. Okay. Piccole sperimentazioni che ovviamente fanno parte della vita naturale dell'università con l'industria, ma ovviamente sono una piccola goccia ma che invece dovremmo spingere tantissimo. Questo è un palo in grado di far scendere a livello del suolo la turbina eolica, che può essere ben collocato in un isolatore magari qualche giorno e la stagione turistica non vogliamo che le pale vadano a dare un inquinamento visivo. Questo è lo spin-off di una mia collega Rossella, no scusate, questo è il Labs, è un mio ex dottorando che ha creato per conto suo un'azienda che tra le altre cose ha prodotto una turbina eolica che ha delle innovazioni ad asse verticale e l'azienda comunque va avanti con questi e anche altri prodotti. È uno dei tanti esempi quindi di ricaduta morale del territorio e di capacità inventiva degli studenti siciliani. Puoi andare avanti alla stazione di come le stazioni di ricarica. Questo è lo spin-off della mia collega Rossella Corrao, che comunque dà lavoro anche a altri tre studenti e si occupa di del vetro mattone, però con integrato il fotovoltaico. Non si è visto. No.
andiamo avanti. Questo è allora, il telescopico passato e alzato. Questa è la turbina idraulica che serve a sfruttare, viene sostituita dei device che andavano a ridurre la pressione senza produrre energia. Invece con questo device possiamo andare a ridurre la pressione, ma producendo anche una notevole quantità di energia. Questo abbiamo visto il video. Esatto. Di questo abbiamo visto pure il video. Cito per ultimo uno spin-off che è andato sulla trasmissione qua di Piero Angela, un mio collega è riuscito a mettere a punto un sistema che dalle sedine, quindi dalla salamoia, è in grado di produrre acqua dolce, sale, idrossido di magnesio, che è molto utile, ed energia elettrica, qualcosa di estremamente innovativo. Qua vabbè, il video non c'è nella RAI. Concludo con il programma di aggiornamento dell'illuminazione pubblica della città di Palermo, di cui mi sono occupato. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle, sono orgoglioso di esserlo, ho voluto contribuire fra gli altri modi. Con la collaborazione anche di un professore del settore a curare questo piano. Diciamo che la sostituzione con lampe a LED dei corpi illuminanti in Palermo può essere recuperata in 5 anni, dopodiché avremmo un risparmio notevolissimo ogni anno. Ci sono tutta una serie di vantaggi a lei, magari li salto. Vorrei solo mostrarvi un video in cui si vede la differenza di una strada illuminata a LED rispetto a quelle a cui siamo abituati, con la luce giallognola, la sodio. Potete vedere la differenza nella qualità della luce e nella capacità di eventualmente anche percepire dei pericoli o un attraversamento per la nave. Ho cercato di sintetizzare, visto che siamo in notevole ritardo, siamo un po' distanti. Comunque voglio ringraziare anche tutte le persone che ci hanno guardato via streaming, grazie a William Anselmo che ci ha concesso questo sonore di andare in streaming, al Settore Girotto che è venuto qua, all'Enea, al CNR, all'Università di Palermo, al CETI, a Manuela Angela Foti che è stata ovviamente la promotrice in prima parte di questo. Siamo un po' tutti stanchi e vi ringrazio a tutti. Chiudo. Sì, certo, ovviamente passo la parola ad Angela. Allora, grazie agli irriducibili che hanno resistito, perché queste maratone sono estenuanti, anche se ci siamo contenuti. Vi assicuro che ho visto di peggio. E ovviamente ringrazio tutti i relatori. Cosa emerge? È chiaro che per quanta buona volontà ci si metta, gli argomenti che si affrontano sono talmente dinamici, talmente permeati di aspetti anche sociali, scientifici, economici, anche di carattere internazionale, che diciamo, questo è il fotogramma di qualcosa che non è fisso nel tempo, non è una certezza assoluta come nella scienza, si parla sempre di possibilità, e quindi è un processo in divenire. E vi abbiamo offerto una panoramica davvero straordinaria di tutto quello che c'è in campo e che è applicato, di quello che la ricerca fa per noi e per questo va sostenuta chiaramente, e di quello delle opzioni che ci sono a disposizione e che possono essere, adesso sono in potenza, ma possono essere
un'opzione possibile. Ed è chiaro che quando si parla di pianificazione a 5, a 10, a 15, ci sono sempre delle fasi intermedie, istantanee, per cui con dei correttivi poter accorciare questi tempi. Qualcuno, e chiudo, ieri mi ha detto, dice, però hai detto che gli obiettivi che ci poniamo sono al 2050, sono troppo distanti. Allora bisogna avere sia lo slancio ma anche la razionalità e, come dire, quella buona dose di scaramanzia, perché è chiaro che l'innovazione, come avete visto, la ricerca sta andando avanti e quindi potenzialmente anche in questo caso ci possono essere degli eventi scientifici, delle ricerche che conducono a dei risultati eccezionali che ci possono condurre a raggiungere l'obiettivo anche prima, e questo ce lo auguriamo. L'appuntamento si rinnova tramite social, vi informeremo per altri incontri in tutta la Sicilia, e speriamo di avere di nuovo con noi anche Gianni, anche per venirsi a fare un bagno e a godersi un po' di Sicilia. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Chiudiamo. Allora.